Eccoci, buon pomeriggio! Siamo tornati, il nuovo appuntamento della nostra GameStop TV, come ogni mercoledì, e voi ci siete perché lo sapevate, ormai è impossibile cogliervi insomma così di sorpresa, non so, ormai sapete tutto, non c'è neanche bisogno più che insomma vi avvisiamo, esatto. Perché siete pronti. Oggi puntatona, bellissima. Puntatona, signori, direi musicale, musicata, perché sì. Oggi abbiamo un super ospite con noi, esatto. Fabio Bortolotti, in... Kenobit, lo conoscete con Kenobit. Sì. Io sempre Kenobit l'ho voluto, poi glielo chiederemo. Ma a me è sempre venuto spontaneo Kenobit. Sì. Non so, Kenobit. Perché di solito. Poi c'è il finale, capito? Ah, ecco, perché è come se tu avessi separato, staccato. Ha senso, ha senso. Perché l'abbiamo invitato? Perché? Per due motivi. Vabbè, ma in realtà ci sono miliardi di motivi. Vabbè, sì, ma perché parliamo di colonne sonore dei videogiochi. Sì. Anzi, mi sembra strano che non abbiamo ancora. Cioè, finora non avessimo proprio parlato, mi sembra fosse. Era nel calderone delle puntate da tempo, cioè, ci voleva l'occasione. Doveva maturare l'idea e quindi finalmente, perché insomma videogioco è spessissimo legato insomma a una bella colonna sonora, per me è importante infatti in un gioco. E quindi lui, insomma, musicista, content creator, divulgatore tra l'altro dei videogiochi, insomma, tutto da solo. Esatto, un home show. E tra l'altro, appunto, essendo, non lo so, un grande musicista della cosiddetta chiptune, esatto, ovviamente abbiamo detto, vieni però suoni, perché sennò... devi darci una dimostrazione. Esattamente. Quindi, e lo farà? Lo farà. C'è già tutto il DJ set. Che bello, noi siamo dei professionisti, abbiamo tutti gli assolutamente, siamo già pronti. Intanto grazie mille per gli abbonamenti, grazie tantissimi. Mille Fakers per l'abbonamento, grandissimo. Tantissimi che si stanno unendo, Gorgish, grazie anche a te. Grazie mille. Bravi, così potete anche aggiungere alla chat, insomma, scrivere, fare, commentare, so che insomma siete pieni di energie, soprattutto per quello che vi diremo dopo. Sì, ma, io però vorrei cominciare già un pochino a creare hype intorno alle colonne sonore di oggi, chiedendoti una delle ultime colonne sonore che ti ha lasciato di stucco. Perché poi faremo un discorso più allargato. Che poi, oddio, è vero, interessantissima domanda. Perché ora non mi ricordo e penso che sia stato, perché non vorrei dire il secondo della Stovass, perché comunque ormai è passato un po' di tempo. No, però magari ci sta, che hai giocato recentemente, ci sta. No, all'uscita, fammi pensare, perché comunque io sto un po' riprendendo. Quelle di Monkey Island, belle, ho preferito quelle del secondo Monkey Island, anche se oddio anche nel terzo ci sono dei momenti bellissimi, e quindi sì, mi ha stupito, perché io, cioè, ovviamente per la prima volta io ci sto giocando, quindi ai tempi purtroppo non ho potuto farlo e ho detto cavolo, non mi aspettavo che ci fosse una colonna sonora del genere, invece irriverente anche, cioè un po' di tutto, sì, un po' di tutto, seria, meno seria. Figata, sì. bene, poi chiederemo ovviamente anche al nostro Kenobit, ma soprattutto a voi della chat. È vero. Lo specificheremo meglio tra pochissimo, circa le vostre colonne sonore preferite di ogni tempo, assolutamente. Io intanto mi sono armato di gelato perché volevo essere come Michael Jackson e quindi... O Maria De Filippi, uguale, la situazione è la stessa sempre con la M. O Maria De Filippi, insomma, se invece si fa in circostanza... Esatto, uguale, non hai più niente, qua. Senza collo... intanto 5 mesi, ormai pilastro del canale GameStop It, grazie ancora per essere con noi. Posso avere i gadget Kobe? Adesso vediamo, ripeto, il Kobescino è sempre in fase di preproduzione. Quando arriverà sicuramente lo mostreremo sul divano, perché insomma cuscini troppo banali, abbiamo bisogno di qualcosa di più interessante. Ecco. E poi bellissimo, ho detto buongiorno 8 bit a tutti, è vero? Sì, un buon pomeriggio un po'... a 8 bit. Sì, 8 bit. È un po' di tutto, effettivamente. Bene, signori, io direi che prima di prenderci la nostra consueta pausetta, che chiude il nostro intro, c'è il gioco di oggi. Sì, ogni tanto facciamo questi giochi per testare il vostro livello di attenzione e anche la vostra conoscenza in termini enciclopedici dei videogiochi. Dai. Quindi oggi abbiamo di nuovo il cosiddetto sound frame. Proprio così. Vero, che cos'è, Carlo? Cioè, sentirete soltanto un pezzo, un momento, diciamo. Anzi, qua proprio un effetto sonoro. Questo qua è più difficile, perché è vero, un effetto sonoro. Decostruzione totale del videogioco, arriviamo alla base. Cioè, non è che partiamo, insomma, all'atomo. Canzoni famose, no. Soltanto degli effetti sonori, per cui dovete capire di che cosa si tratta e poi voi scrivete in chat. E scrivete in chat la vostra risposta. Vediamo chi indovinerà. Ok, quindi con l'aiuto della nostra sempre attenta regia manderei in onda sonora il primo sound frame di oggi. Esatto. È facile. Vabbè. È facile.
Ok, dovete, iconico, dovete dai. Dirci il gioco e se siete veramente fighi, in che momento si sente codesto, certo. In quale frangente si sente questo, certo. Questo super... Vabbè, non diciamo niente, diciamo nulla, vai. Tanto bravi che state rispondendo, rispondete, non siate timidi, anche se buttate. Sì. Il suono della mia testa, attenzione. Il suono della testa quando tipo che ti danno una botta in testa, anche nei cartoni, esatto, a prescindere. Esatto. Assolutamente, vi daremo la risposta tra pochissimo, ci prendiamo una piccola pausa, torniamo subito a tra voi. Poco. Non è ancora sufficiente per raggiungere la potenza necessaria. Non ci posso credere, ho premuto cerchio per uscire. Non ci posso credere, ho premuto cerchio per uscire. Ho fatto una clip la settimana scorsa. Ho fame! Quanto? Cioè, che mi ha superato sul traguardo. Chi è il tipo timido? Ti ho superato. Affami! Grandissimo! Guardali! Let's go! Guardali! Let's go! Guardali! Questa l'avete passamontagnata! Quanto scommettiamo che il guscio blu arriverà adesso, che sono questi tre secondi che sono primo? Eccolo! Eccolo! Non ci sto credendo! Non ci sto credendo! Buonasera e benvenuti, è tutto pronto per la partita di Strike tra i Rockets e i Crowns. Una buona serata da Riccardo Trevisani, lo stadio è diviso in due metà. C'è la collina fungosa per i Rockets e c'è il castello di lava per i Crowns. La gara rimane equilibratissima, siamo a metà del tempo. Ancora Bowser. Avversari sono pronti per l'ipertiro, ma la palla ce l'hanno i Crowns. Ecco i Rockets in possesso con Boom Boom che pesca Peach. Palla verso Luigi, Todd, Mario, Todd ancora, azione molto confusa ma che alla fine porta al tiro due volte, Boom Boom respinge e allora contropiede per i Crowns che però perdono palla, gran contrasto con Peach che mette la palla sotto l'incrocio e fa 1-1 per i Rockets, meritato forse con la migliore in campo che va poi a fare le capriole sotto la parte di stadio della collina fungosa, vince sempre lui. Mario Strikers Battle League Football è solo su Nintendo Switch. Tornati, siamo qui in studios, grazie per chi si è connesso in questo momento, per chi è rimasto insomma sin dall'inizio, abbiamo iniziato da poco ragazzi, come sempre la nostra puntata durerà fino alle 18 e quindi godiamoci. Assolutamente, insomma, sì. Il tema di oggi, meraviglioso, colonne sonore ai videogiochi per chi si fosse appena connesso. Con Kenobit, che dopo ci grazie suonerà ospite. Anche dei pezzoni della Madonna, che bello, che bello, che bello. Allora signori, Soundframe, non me lo dimentico di dare la soluzione questa volta, risentiamolo e poi diamo l'ovvia soluzione, vai, regia. Molto bene, era ovviamente Pac-Man nel momento della sua morte. Eccolo qui, com'è bello. Un momento straordinario. Tra l'altro a breve uscirà Pac-Man Museum Plus, ci sarà la recensione su GameSoul a brevissimo, che è una mega giga super super raccolta dei migliori giochi di Pac-Man nella sua trentennale, no forse ancora di più, storia videoludica. Per gli appassionati e per i nostalgici col cuore tenerone. No, ecco. Insomma, dai, almeno una volta penso nella vostra vita avete giocato a Pac-Man. Sì, che cavolo, dai. Secondo me anche le nuove generazioni così l'hanno almeno una volta visto. Poi magari o comunque lo conoscono, è proprio iconico. Tra borse, cose, qualsiasi cosa, merchandising continua. Che poi mi piacerebbe chiedere a, non so, un giocatore di 10 anni, ma te Pac-Man, sì, 10 secondi, poi mi rompo le palle. Probabilmente sarebbe questo. Ah, beh, interessante, però comunque. Interessante, avremo prima o poi un ospite di un decenne come... Però sarebbe molto interessante molto per interessante. Capire insomma come pensa. Esatto, saremo io e lui per proprio uno scontro generazionale. Tra epoche assolute, va bene. Pac-Man idolo assoluto dei terrapiattisti, assolutamente sì. Sembra giusto. Assolutamente, infatti sono i fantasmi che ruotano intorno a Pac-Man, giustamente tutto torna. Esatto. E poi c'erano i giganti, gli uomini, l'ucertola, tutto ha un senso, eccetera. E il vaccino. Ecco qua. Allora, dunque,
Arriviamo però al piatto ricco della giornata, esatto. Poiché oltre alla puntata oggi ci sarà anche, come di consueto, il drop della PlayStation 5. Anche questa settimana, ragazzi, buono per chi non è riuscito ad accoperarsi la volta precedente. Assolutamente, come il nostro amico che era in chat per la 30ª volta. Lo aspettiamo volta. Anche oggi. Lo aspettiamo. Io sono Kobe Piattista, beh, potrebbe essere interessante cosa. Allora, come al solito, a un certo punto della puntata, all'incirca metà della puntata, si materializzerà in chat un link grazie al quale, cliccandoci sopra, verrete direzionati alla sala d'attesa o alla possibilità di acquistare direttamente la PlayStation 5. Ce ne sono tante oggi. Sì, tante, buono. Ma non sono infinite, come ergo. Divertetevi, cioè, o meglio, no? Cioè, non prendetevela troppo se giustamente non riuscite a beccarla. Esatto. È normale, insomma, siete tanti. Quindi... Siete tanti, le PlayStation purtroppo non sono infinite, ma prima o poi, tutte quelle che abbiamo le vendiamo, perché infatti ci fa piacere elargire felicità benvenga, e gioia. Benvenga. Il bundle di oggi, chi lo dico? Lo dico io? Ma sì, ma comunque sì, commentiamo insieme perché ci sono veramente tanti giochi interessanti. È ovvio che, vabbè, ovviamente sapete che è la versione disc della PlayStation, quindi questo buono sempre per, anche la volta scorsa mi sa che era disc, quindi sempre la standard con, insomma, la cioè per chi è collezionista comunque vuole la versione fisica dei giochi. Esatto. I giochi che sono inclusi in questo bundle comunque non sono tutti fisici perché ce n'è uno è Horizon Forbidden West, recentissimo, straordinario. Bello. In digitale, quindi comunque, beh, comunque c'è da dire che ve lo accaparrate, lo fate vostro, buonissimo. Hai detto il prezzo di questo bundle? Ancora lo diciamo no. dopo, dopo che diciamo no, ma diciamo subito, PS5 disc, 5 giochi, accessori a 699,98 euro. Ora, quindi, il gioco, oltre alla PlayStation, abbiamo già detto Horizon esatto. versione digital. Poi invece abbiamo Tony Hawk Pro Skater 1 e 2, esatto. fisico, Tale of Arise, fisico, Final Fantasy VII Remake, anche bello, questo formato boxato, Life is Strange True Colors. Mi piace. E poi abbiamo il Big Ben Essential Pack, che sostanzialmente è questo pack shot con in bundle supporto per la cuffia, un carica DualSense, un cavo USB e due copri stick. Ora, Madonna, io, che bello. La domanda che ti faccio, Kaf, di questi 5 giochi, vabbè, che domanda. Qual è quello che ti stuzzica di più? Vabbè, che domanda, è inevitabilmente Horizon, cioè nel senso, però insomma, al di là di quello, il mio amore verso Life is Strange, insomma, è eterno, per quanto comunque True Colors, dai, c'ha dei problemi secondo me, però comunque è sempre un titolo validissimo. Non a tutti piacciono quei giochi comunque, sì, dicono che non story sono driven, giochi. Esatto. Ma tu dei tre, diciamo, qual è apprezzato maggiore? 3 più 1? No, vabbè, allora inevitabilmente il primo Life is Strange, poi Before the Storm, quello mi è piaciuto sul finale, l'ultimo pezzo di Before the Storm inevitabilmente fa piangere. Non avete pianto lì. E io sai che sono sai che io invece di questi 5, a parte vabbè Horizon, che io sono amante estremo della saga, devo dire che li hai rubati tutti, tutti e 5 li hai rubati. Già fatti, no, ancora no. Ah, no? Purtroppo no, infatti mi manca Final Fantasy VII Remake. Ti manca? Mi manca. Beh, allora. E faccio, lo dico col mezzo pubblico, ho giocato male il 7 originale ai suoi tempi, quindi ma direi sarebbe che ora. Il momento perfetto. Sarebbe ora che lo recuperassi. Dai, splendido. Purtroppo splendido. La vita è una sola, non si può giocare tutto. Quindi mi raccomando, PlayStation 5, sta roba disc, dentro. 5 giochi e gli accessori Big Ben a 699,98. Esatto. Comparirà il link in chat intorno alle 5. Adesso intorno, io non lo so quando succederà. Quando però, succederà. Sarete pronti, più o meno, tanto siamo qui. Cliccate, se siete tra i fortunati, la comprate. Mi raccomando, il sito andrà ovviamente in overflow e quindi abbiate pazienza se non riuscite effettivamente. Però. Esatto, ci sono un po' di casini strutturali. Qui a Cosenza 59 gradi, ottimo. All'ombra. Sicuramente. C'è la Playman che è il tuo grande maestro, Kenobit, quindi insomma è qui sicuramente per lui, ma siamo tutti curiosissimi. Ma siamo tutti qui per anche. Lui, esatto. Io per primo. Questa è una live, un live anche, insomma, di tipo concerto. Sì, bellissimo. Sì, dopo andremo sotto al palco. Affascinante. Sotto al palco, sotto cassa. Sì. Bene, non è tutto, perché da oggi sono anche iniziati i Days of Play, che saranno attivi fino all'8 di giugno e, come già diciamo, il titolo lascia intuire, coinvolge i prodotti Sony. Per esempio,
interessantissimo. Questo cuff secondo me ti piace molto. Cioè il DualSense a 59,98 invece che 75,98, anche in colorazioni oltre a quelle ecco, classiche. Ecco, infatti, perché quello è interessante. È ovvio che se voi avete, prendete la PlayStation 5, cioè avete già quella classica bianca, però se volete cambiare, quindi io attualmente ho quella viola. Sì, quello più bello. No? Infatti, tutte le volte però lo sai che sono sempre indecisa tra la versione, diciamo, rosa fucsia, sì, che è quello e quella preferito azzurrina, di Angelo. E quella azzurrina, perché proprio adoro quei colori, sono entrambi bellissimi, quindi piano piano mi faccio la collezione, ma a prescindere poi se viene una persona che vuole giocare, facciamo una cosa insieme, non è che puoi stare con uno, quindi a prescindere. Assolutamente. Insomma, quindi questo sconto è buono perché, so, ha un costo, ma non lo è sappiamo tutto. Tutti. Ma non è tutto, perché c'è anche Ratchet & Clank Rift Apart a 49,98 invece che i soliti 80,98, che anche quello è figo. Ha voglia. È un gioco molto bello, secondo me poi col prezzo bundle è perfetto. Infatti. C'è Uncharted raccolta l'eredità dei ladri, che al di là del nome orribile, io lo dico proprio pubblicamente. Ma veramente, era uno sbagliato, cioè, secondo me, però okay. Uncharted raccolta, virgola, l'eredità dei punti dei ladri. Così è. Virgola, ma anche due punti. Esatto. Altro nome. Però il prezzo, attenzione, a 29,98 invece che 50,98, che deve è fare? Buonissimo. E quindi cioè, gli diamo il diritto di avere un nome di merda. Ecco, fa, l'ho detto. Poi c'è anche sentite Marvel Spider-Man e The Last of Us parte 2 a 19,98, cioè boh, qua veramente no, anche perché è bello, perché spingiamo la gente a giocare dei titoli che insomma sono poi belli, e ovvio sono imparagonabili, giustamente, però vabbè, comunque sono bellissimi entrambi, scelta, no? Piace a tutti, ecco, e quindi dai fatelo perché ne vale la pena, cioè dai, comunque veramente regalato The Last of Us soprattutto sì, sarà per la bellezza, no, per la qualità, ma 20 euro è un sushi in meno, hai fatto veramente. Tra l'altro Felix scrive Kenobit mio fratello, dai, fantastico, maestri, fratelli, bellissimo, sì, di tutto qua c'è un senso di comunità che mi piace molto, che bello, che bello. Allora io partirei anche contestualmente con il primo sondaggio della giornata. Esatto. Ma certo, abbiamo allora la nostra voce fuori campo e anche fuori vista. Ma adesso è fuori da tu. Dove lascia stare. No. Allora, il primo sondaggio che abbiamo oggi per la nostra chat è la colonna sonora nei videogiochi. Sì. Opzione 1: è un piacevole accompagnamento. Opzione 2: di solito la disattivo. Opzione 3: l'ascolto anche quando non gioco. Io l'ho messa nel mio iPod. Certo, io ho ancora l'iPod Classic. Che bello. Sì, alcune sì, alcune aspetta, sì. Aspetta, non il touch, quale no, no, quale no, hai? Il cavo, quello dei primi, cicciotto, 120 GB, una roba incredibile. Ma tantissimo, scherzando. Tra l'altro, secondo me anche quello farà parte ovviamente del mio lascito nella mia, nel mio mausoleo che sto costruendo. Ed è pieno, ci ho messo un sacco di soundtrack per i videogiochi. Bellissimo. C'è per esempio una soundtrack che ascolti fuori dai videogiochi? Allora, dipende, perché l'ho fatto con Death Stranding, innamoratissima, totalmente, che poi soprattutto, cioè il Low Roar, si chiama così, il gruppo, straordinario, e l'ho fatto con i Daughters, che è un gruppo che io amo alla follia per quanto riguarda Life is Strange, e io so a memoria quasi tutte le loro canzoni, sono meravigliose. Chi disattiva la colonna sonora nei giochi è una cattiva persona, però effettivamente, dice Vanna, la nostra Vanna Marchi dice, però vedi The Mastered, su COD va disattivata, effettivamente magari ci sono dei giochi ci dove sono giochi, essenzialmente che multiplayer o comunque quelli dove, ritorna sempre la stessa canzone, che però dà fastidio, generalmente titoli anche per esempio per cellulare, e quindi sono proprio fastidiose, lo tolgono totalmente. Io chiederei anche alla nostra voce narrante se anche lui ha una colonna sonora salvata sul suo iPod. Sì. È proprio l'iPod. Allora, salvata sull'iPod no, perché non possiedo un iPod. Se tu salvassi sull'iPod. Non sono un poveraccio, Bobby, sono nato solo 20 anni dopo di te. In ogni caso, questo era un po' pesante, perdonami. La mia colonna sta voce narrante che evidentemente ha 5 anni, sì, perché io ne ho 25. Sono piccolino io. Comunque, la mia colonna sonora preferita è di videogiochi è decisamente quella di Assassin's Creed 2 e anche di Brotherhood, perché è molto simile. Ma con la colonna sonora di Assassin's Creed 2 chiedo a chat, se qualcuno pura la conosce, di mandarmi un bel GG per questa cosa. Io ho già letto Assassin's Creed Clam, ed è una colonna sonora che è un capolavoro. Allora, cioè, bellissimo. Molto bene. Divi Packer scrive: momento boomer, non ci sono più le tracklist FIFA di una volta. Io qua lancerei un sondaggio nel sondaggio, perché sono solo parzialmente d'accordo, perché ogni anno comunque FIFA mi
regala con due o tre brani che poi mi piacciono. Sì, ma una volta te ne regalava 20. Più che altro quello. Vabbè, sicuramente intende. Poi c'è FIFA 98 che ce ne ha regalati due, ma quei due è da 20. Bastano anni, per 40. Basta la bellezza, poi in quel caso pochi ma buoni, quindi va benissimo così. Allora, chat, prima di mandare il prossimo sound frame, vi chiedo, mettiamoci avanti, dato che adesso a breve, insieme al nostro Kenobit, entreremo nel vivo della puntata con il sondaggio che decreterà tra le poche selezionate la best colonna sonora di oggi. Vi chiedo, dato che ci sarà la scelta del pubblico, di iniziare a scrivermi le vostre best soundtrack, proprio scrivendo in chat best soundtrack, due punti, e la vostra scelta, così che quella che più o meno sarà la più citata la inseriremo nell'ultimissimo e decisivo sondaggio. Sondaggio, esatto. Quindi mi raccomando, best soundtrack già. Due punti, e così che io me le segno più o meno. Questa poi, due punti. Esatto. Dai. Ecco. Ora è il momento di un altro sound frame. Esatto. Vogliamo sentire? Vai. Questo è difficilissimo. Più che altro è perché è poca roba. Vai, di nuovo. Questo qua, questo caro, secondo me darà... Questo è tricky. Questo confondere qua, la gente. Questo qua, chi lo indovina, è veramente uno che si è flippato tutto quanto la vita. Intanto vuoi sapere una cosa divertente? Io li ho inseriti tutti in scaletta stamattina, ma non me lo ricordo. Non li ricordo. Questo fa capire che appunto la difficoltà, la difficoltà. Facciamo sentire l'ultima volta. Va bene. Adesso andiamo in pausa, bravi che state scrivendo le vostre best soundtrack. Ci vediamo tra poco con Kenobit. E con la soluzione. No, prima voglio capire se lui la indovina. Vediamo se è vero. Secondo me lui la indovina. A tra poco. Ma perché ho perso il cacchio? No, mi spiace. Quello serviva. Come si chiamano i quadrati che però sono tridimensionali? Come si dice? Cubo. I quadrati che però sono tridimensionali. Pensa che bello. Gigio, calcola l'area del quadrato, anzi il volume del quadrato che però è tridimensionale. Lasciami pace. Esplodi, mamma non mia! Non sarà mai un mio mestiere. Ma che c'è? Vedi, state aspettando tutti per... La zanzara, eccola! È ancora viva. Ma ancora per poco, giuro. Ed eccoci, rieccoci. Siamo tutti insieme, ma in ogni caso l'introduzione non si poteva, non fare al nostro Fabio Bortolotti, Kenobit. Anche se mi viene da Kenobit, dire Kenobit. Kenobit. È allora, giusto. In realtà mi sono rassegnato, nel senso che prima che Star Wars mi cadesse dal cuore, mi piaceva molto e quindi c'era Kenobi. E quindi ai tempi cercavamo un modo di comunicare il fatto che facevamo roba 8-bit, quindi geniale. Kenobit. Allora, subito la prima domanda, bruciapelo, quando è che ti è caduto dal cuore Star Wars? Quante volte? Ecco. Esattamente. Mi è caduto dal cuore progressivamente. Iniziando in da vari quando? Momenti. È stato un crescendo. Poi. Io credo di saperlo. Dalla seconda trilogia, cioè dalla trilogia. Davvero, dai prequel già? Già il primo prequel era brutto. Purista. Io l'ho amata. Li ho anche guardati. Mi è piaciuto Rogue One. Rogue One è spin-off. Sì, quella è l'unica cosa che salvi. E l'altra cosa che mi è piaciuta dell'universo di Guerre Stellari negli ultimi 30 anni è Knights of the Old Republic, il gioco. Ok, aspettiamo il remake allora. Sì, però me l'hanno così tanto commercializzato. Dici. Prima era una roba speciale e adesso... Per pochi dicevi anche. No, l'elitismo non mi interessa. Però è una roba che hanno... Me l'hanno un po' trasformato in un Marvel Cinematic Universe. Okay. Ma per la storia che è Legend? Un po' di magia. Per la storia che non è più canonico, diciamo. Neanche quello. Anche quello è l'elitismo. Mi è un po' caduto dal cuore. Prima era magico, adesso è un prodotto di intrattenimento, quindi ci sta. Però posso dire la mia? Cioè, sono contento che gli faccio un remake perché magari gente che non lo conosceva, magari è una forma diversa, nuova, sì. Però potrà, dai. Assolutamente. Sì. Prima di cominciare con qualche domandina, questo suono, regia, me lo mandi di nuovo, per favore. Attenzione. Ti devi buttare, provala.
difficile buttare. No, è molto più semplice di quello che è un qualcosa che stai facendo un errore, stai sbagliando qualcosa, okay, ma... Ok, qualcuno ha scritto Excite Bike, non è Excite Bike. La sigla di Keno Mattina dovrebbe essere il nostro Divi. Un indizio, rosso. Rosso. Giallo. Giallo. Blu. Un po' tutti i colori, in realtà. Rosso, giallo, blu sono sempre i fantasmi di Pac-Man. Un altro tipo di... una colorazione che però va ad indicare un titolo. In effetti, ora che ci penso... Non solo, in realtà. Non sono stati tanti. Perché se è giallo, una cosa iconica... Va bene, sono tanti. Sono tanti e c'è uno giallo molto famoso. Li puoi collezionare, li puoi acchiappare. Li puoi acchiappare tutti. Ah, i Pokémon, ma esatto. Quando vai contro qualcosa. Contro il muro. Contro il muro. Il suono di quando vai contro. Vabbè, ma voglio il mio avvocato. Troppo complesso. Adesso che te l'ho detto, sentilo di nuovo. Cioè, ti viene proprio da dire, è quello. Una volta che lo sai, dici, è vero. Sì. Però... Vabbè, avevamo iniziato. Avete fatto uno troppo facile e uno troppo difficile. Chiudiamo a te. Io ho detto, ci sarà Kenobit, lo sa sicuro. No. Era l'Elden Ring dei sound effect. Va bene. Allora, cominciamo a bestia. Perché poi la gente magari non ha idea. Tu sei qui appunto proprio per spiegarci bene. Cos'è, insomma, il chiptune? Cosa fai con il Game Boy? E cosa fai, tante cose, però devi spiegarci come le fai anche. Allora, a parte la magia e l'esperienza. Il Game Boy, o meglio, la chiptune. Chiptune, musica, melodia, chip, microchip, chip audio. Quelli che mancano ovunque, più o meno tutta la musica che viene fatta con un chip audio. Quindi con delle macchine dell'epoca di quando c'erano effettivamente dei chip audio, perché possiamo tracciare una linea spartiacque con la PlayStation 1, quando all'improvviso con in Wipeout avevi i Prodigy, sì, o i Future Sound of London, che erano registrati con uno studio, esatto. era DPCM, cioè era il CD, era la qualità CD-ROM. Mentre invece prima c'erano dei chip che erano dedicati alla musica, c'erano gli YM sul Mega Drive, c'era il SID sul Commodore 64, c'era Paula quello sulla del Amiga. Mega Drive non era un granché, una figata totale, scusami. Dopo ne parliamo. Era palesemente fingendo di saperne. Continua ad annuire quando tu dici le cose. Pensa che in realtà il chip del Mega Drive era molto molto simile a quello della Yamaha DX7, che era un tastierone synth. Che è stato il suono chiave degli anni 80, Depeche Mode, eccetera. Ecco. Però poteva anche non piacere come sound, perché era sintesi FM. Comunque, dopo ne riparliamo. La chiptune è musica fatta con questi chip. Chip che ovviamente hanno delle limitazioni più o meno grosse. Io lavoro con il Game Boy. Il Game Boy ha 4 canali, di cui solo 3 fanno note. E l'altro fa rumore bianco, fa che uso per fare i piatti. E anche per dormire la notte. C'è gente che andrebbe benissimo come white noise. Il caso orribile, io non ho mai capito. Come l'ASMR, quindi così, così, non è che però quello è piacevole, ma rumore bianco lo so un po'. Vabbè. Lo so. E comunque sono voci monofoniche, quindi è come avere 3 dita sul pianoforte. Usate quelle 3 dita, hai usato 3 voci e quindi hai finito lo spazio che hai. Ecco. Noi abbiamo iniziato a usare, in realtà io ho iniziato nel 2008, ma alcuni prima di me già nel 2005-2006, un po' in giro per il mondo. Era una roba molto underground all'inizio, poi piano piano si è diffuso un pochettino di più. E è tutto quello che adesso chiamiamo chiptune, ai tempi lo chiamavamo micromusica, musica fatta con cose piccole o cose vecchie, ed era la rivelazione del dire: ma cosa succede se io uso queste macchine vecchie per fare musica? Ma cosa succede se invece che attaccarle ai piccoli altoparlanti di un televisore, li attacco all'impianto di un club con 6 subwoofer e soprattutto cosa succede se la musica la scrivo non con l'idea che debba essere il sottofondo di un gioco e quindi una roba che sta per i fatti suoi, ma se faccio qualcosa di
protagonista. Primo piano, non secondo, pensato esatto. Per ballare, per ascoltarla, ok. Ed è successo che piano piano è iniziato a essere, prima erano delle festicciole underground e poi piano piano è iniziato a essere feste sempre più grandi e è iniziato a essere una scena con realtà concrete in tutto il mondo. Tu fai concerti, eh? Beh, io se io faccio con il Game Boy ho avuto, vabbè, ho tantissime fortune nella vita, tra cui quella di avere questa cosa del Game Boy, ma il Game Boy l'ho suonato in Australia, l'ho suonato in Sudafrica, l'ho suonato in Giappone, l'ho suonato in Russia, l'ho suonato in America e adesso in quest'anno chiudo i continenti, chiudo Achievement Unlocked. Vado in Antartide. No, Antartide mi manca. Okay. Anzi, se siete dei ricercatori o delle ricercatrici o dei pinguini, no, non sta una base antartica e volete un concerto, ecco, scrivetemi. Mi raccomando. Ma il pubblico com'è? Sempre diverso, immagino, in base a tutti i paesi dove sei stato. Sì. Che tipo di accoglienza? Beh, in Antartide è sicuramente un po' freddino. Grazie, arrivederci. Terribile. Il mio lavoro qui è finito. Ecco, infatti. No, allora, innanzitutto il pubblico, una roba affascinante è che non è, uno si aspetterebbe che sia il pubblico dei videogiochi. In realtà no, non necessariamente. Bellissimo. Non tutti i videogiocatori e videogiocatrici escono e vanno ai concerti. Cioè, se a volte è gente a cui piacciono i videogiochi, a volte è gente a cui piace la techno, banalmente. Sì, sì, sì. E un dato interessante è che spesso il pubblico è più giovane del Game Boy. Nettamente, non certo. Che ci voglia tanto, perché il Game Boy è del 1989, quindi inizia ad avere 33 anni e quindi molto spesso la gente nel pubblico è nata 12 sì, o 15 sì. anni dopo Beati il Game Boy. Grazie Gobbi. Ed è un pubblico che cambia molto di luogo in luogo. Qua in Italia è molto underground, è molto divertente, è una squat, posti occupati, scene, situazioni molto underground, così. Ci sono in Giappone invece, uno si aspetterebbe che fosse la roba super mainstream, invece è un piccolo underground anche in Giappone. Che bello. Va invece in America è molto più mainstream, fatto in dei luoghi un po' più istituzionali. Però poi in giro per tutta l'Europa ci sono feste in Olanda, feste in Spagna, e ci sono sempre delle situazioni che variano appunto dall'evento più istituzionale. Mi sono trovato appunto a suonare sul palco per un evento di Samsung e mi sono trovato sotto un ponte a Valencia, fuori in un posto X fuori da Valencia alle 8 del mattino. Anche a Rimini hai suonato, io alla c'ero. Rave, io a c'ero. Un rave. Tutto, può succedere tutto. Hai suonato anche a Rimini Comics due sì. anni, o l'anno scorso due anni fa? No, l'anno scorso. L'anno scorso. Assolutamente sì. Tra l'altro un po' di date in questo sabato, questo venerdì suono a Catania, al Lupo. L'11 suono qua a Milano a Leoncavallo e il 12 suono a Parma Nerd Fest. Quindi mi dà un'immagine di già, perfetto. Allora, intanto ti saluta Divi che ci tiene molto. E a proposito di saluti, sì. cioè, in realtà mi ha scritto già prima, proprio ho visto il follow e mi sono ricordata. Sì. Frecht, grandissimo. Ti saluta, è un grande. Saluto anche Divi Packers, che lui ha la testa di formaggio. Di sì, lo so, ma io lo conosco, è mio amico, lo vedo tutti i giorni praticamente. Quindi sì, è un Packers anche lui, assolutamente. Vedi, hai suonato nella Rimini l'unico giorno che non era Rimini. Ah beh, che cavolo. Quando è che vieni a Rimini? Quando è che vieni a Rimini? Poi vengo a Rimini, non ci sei. Torna l'anno prossimo. Allora, signori, io comincerei con l'Oscar alla Best Soundtrack. Sì, 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 sì. Ovviamente abbiamo scelto pochi candidati. Faremo fare dei una sondaggi. Selezione, raga. Ahimè, forza, ahimè. Per forza. Quindi di sicuro non ci saranno un miliardo di capolavori. Citeremo, citateli comunque in chat. Però funzionerà così questa votazione. Tre sondaggi da cui estrarremo un vincitore. C'è una scelta del nostro ospite che ci ha già comunicato e abbiamo inserito già nel turno finale. E c'è una scelta, come dicevamo prima, che potrete decidere direttamente voi scrivendo in chat best soundtrack 2 punti e la vostra best soundtrack. Mi sono già segnato per ora chi sta vincendo. Potete ancora ribaltare il voto. Assolutamente. Con qualsiasi Alessandro Borghese. Iniziamo. Quindi partiamo dal numero 1 sondaggio, ecco, nominato così. Vai, quali sono i candidati, Kaf? Allora, partiamo da... Dinne uno e poi... Allora, io parto con Sonic. Sì. No, che poi, a parte gli scherzi, che c'è questa nostra diatriba, sì, tra virgolette... Infatti io l'ho messo subito. Esatto. Però la verità è che in realtà è una colonna sonora bellissima. Sì. Sono stupende. Sì. E ce ne sono alcune che sono magari... Sì, beh, che hanno colpito di più. Green Hill, esatto, la conosciamo tutti.
tutti. Esatto. Però io riprendo qui un attimo la diatriba con Kenobit di prima del Mega Drive. Perché si, allora, il candidato numero uno è la soundtrack di Sonic 1. Però c'è questa leggenda che vuole che la soundtrack di Sonic 3 sia stata in realtà realizzata da Michael Jackson. Esatto. Grazie Michael Jackson. Grazie Michael Jackson. Ma non compaia nei credits perché alla fine dello sviluppo si sia tirato fuori perché dice: oh, questo chip fa cagare, la musica non mi piace come è venuta fuori. Ma proprio con questa voce qua, cioè, sembra proprio tipo così l'ha detto. Esattamente, okay. Ma anche un po' canazzo. E come posso dire, si sia quindi distaccato da una fase finale del progetto proprio perché lui avrebbe considerato il chip del Mega Drive non adatto alla sua arte. Tra l'altro si cita sempre Stranger in Moscow, esatto, che assomiglierebbe molto all'end credit di Sonic 3. Beh, ci sono il fatto che lì dentro ci sia la mano di Michael Jackson è evidente, secondo me. Cioè, se si sente proprio. Poi, tra l'altro, Michael Jackson era un grande fan Sega. E cioè, secondo me Giacomo Walker del resto. Mi sembrerebbe strano è una leggenda, che dica no, me ne tiro fuori perché suona male. Uno, perché in realtà ai tempi suonava molto d'avanguardia, sì, e non era... secondo me non è per quello, perché secondo me c'erano state delle... Vai a sapere quali beghe, case discografiche, etichette, controversie, qualunque cosa, e... Però è un dettaglio interessante. È una leggenda metropolitana, però effettivamente è quasi certo. Beh, anche perché comunque Sega era fissatissima con Michael Jackson. Sì. C'era in Space Channel 5, non mi ricordo se l'1 o il Part 2, c'era un pezzo in cui, vabbè, era un gioco in cui si ballava, sì, con musiche incredibili, tra l'altro, vabbè, tutto quello che ha fatto Yu Mizuguchi è oro, e... c'era un pezzo con un balletto e un boss che era letteralmente Michael Jackson. Come del resto Ulala era un personaggio letteralmente rubato da Groove is in the Earth. Come si chiamavano i... Questa non la so neanche. Dai, no, è la band di Groove is in the Earth. Dai, scrivetecela in chat, aiutateci. Aiutateci in chat, è famosa. Cioè, chat. Se avete beccato il... Ora si va a cercare. Lo andare a sbattere con i Pokémon, non beccate di chi è Groove is in the Earth. Bravo. Sonic, ovvero il mio amico di CAF, tra l'altro. Sì, infatti. Sì, vabbè. Ok, quindi questo comunque è il nostro primo candidato. Abbiamo votato anche una piccola nota, ok? E poi infatti Michael Jackson e D-Light. D-Light, grande. Mamma mia, grande. Lei hanno fatto, sono così, Sega si è così tanto ispirata ai D-Light che la tipa dei D-Light ha fatto causa a Sega, dice: lei. Oh, ma quella sono io, ah, e ha vinto. È oggettivamente lei. E poi Siga è fallita. Eccoci qua. Bene, numero 2, CAF. Parappa the Rapper. Io, guarda, ci ho giocato pochissimo. Poi, vabbè, ai tempi dovevo sempre sfruttare, no, le console che avevano gli altri. E in particolare, quindi, perché poi insomma ci sono, c'è questa canzone, no, quella Chop Chop Master Onion Rap. Perché insomma Master Onion è interessantissimo, tra l'altro, perché a parte che è fighissima, porca miseria. Sì, dice, vabbè, mio Dio, ma io c'avevo anche il quaderno, ero fissata, c'avevo il quaderno di Parappa, perché non l'ho conservato? No, sì, ai tempi è anche più semplice trovare certe cose, sì, per la cartoleria, comunque per la scuola. A meno che non vai dai Primark, allora li trovi qualsiasi cosa. Beh, in effetti, ma non così come una volta, a quanto pare. Tra l'altro la voce di, appunto, Master Onion. Sì. È la stessa, cioè di un giapponese che si chiama Ryu Watabe, non mi ricordo, e lui stesso, cioè è stato lui a far tradurre, diciamo, in lingua inglese, diciamo, le parole in giapponese, perché insomma, come fare da ponte da entrambe le lingue, e poi lui è davvero un cantante, giustamente. Tu hai dei ricordi con Parappa the Rapper? È meraviglioso. Tra l'altro Parappa the Rapper è un gioco che... è difficile giocare oggi perché è un gioco che aveva un timing molto preciso e basato sui tubi catodici che non avevano latenza. Se tu provi a giocarci adesso con gli LCD, non è pensato per quello. Mamma mia. E te dici, ma sono scemo, non riesco a giocare a Parappa, e invece è quella roba lì. Ma nel remake non l'hanno messo un po' a posto sto problema? No. Cioè, questa roba mi ha fatto un po' soffrire. Ho detto, no, secondo me l'hanno fatto uscire mezzo rotto, secondo me. Porca miseria, vedi, è come quei giochi con la pistola, che se odio? Avevi il tubo catodico tuo piatto non andava, invece di avere quello un po' curvo. Che figata, vedi queste cose che scopro. Oh, ora capisco perché facevo così schifo. Interessante, molto bello. Bene, quindi secondo candidato,
parappa della. Comunque capolavoro, parappa. Capolavoro. Terzo. Votatissimo, scelto sempre, lo citano ogni volta, giustamente stiamo parlando di Halo. E anche qui, insomma, ci sono stupende... Sì, Martin O'Donnell e Michael Salvatori, che hanno praticamente lavorato insieme in ensemble a tutti i capitoli di Halo e anche al primo Destiny. È interessante perché Martin O'Donnell parla sempre di questa soundtrack come un'assurda unione tra la synth e i canti gregoriani. È vero. C'è la famosa Undercover of Night che rappresenta molto bene questo. Io, guarda, ti devo dire la verità, la preferisco... alla soundtrack di Halo 2, 3, 4, dove magari sono molto più orchestrate, proprio perché c'era questo suono che sembrava quasi MIDI. Cioè, MIDI, però poi c'era la parte vocale, cioè era un mix veramente figo. Affascinante, sì. Ma una colonna sonora incredibile, Halo 1. Un gioco incredibile, Halo 1. Secondo me, il casino che ha fatto Halo 1 se l'è meritato tutto, tutto, sì. Tutto, tutto. Sì, e tra l'altro ai tempi scrivevo sulla rivista ufficiale Xbox L'hai recensito tu proprio? No, io avevo... No, figurati, quando c'era Halo 1 ero l'ultimo, ero l'ultimo fanalino di coda della redazione. Poi quando è arrivato il 2 ero più avanti. Quindi ti ha fatto piacere questo Halo Infinite? Hai ritrovato quelle vibes del primo Halo? Non ho avuto tempo di giocarlo. Tendo a giocare poco, io tendo a rivisitare poco paradossalmente, cioè tendo a cercare anche nel retro gaming. Che strano detto da te. Ma io nel retro gaming cerco principalmente cose che non ho giocato, perché voglio sempre evitare di fare il tiro alla nostalgia, perché è un po' cheap come cosa. E mi piace invece, voglio recuperare tutte le robe che non ho giocato. Tipo stamattina stavo giocando a Zork, l'avventura testuale, che non ho mai giocato. Ed è un trip giocarlo. Comunque, A parte Bubble Bobble e alcuni giochi che gioco all'infinito. Però non l'ho giocato e onestamente vorrei avere un pochettino più di tempo. Cioè questa roba di sdicevole che è il lavoro, a me basterebbe... E tipo fare la spesa, dormire, che palle. No, ma fare la spesa, dormire ci sta, è il lavoro. Allora siamo in due, non sono solo, signori. Ecco che bello. Anche in tre, ragazzi. Qualcun altro si aggiunge. Cinque, siamo un esercito. Che schifo il lavoro, pazzesco, assolutamente. Allora, mi raccomando, qua vedo poche votazioni per la best soundtrack, signori. Specifico chip inteso come cioè tirare la nostalgia occupandosi di retro gaming. Sì, è un po' troppo facile. Una scorciatoia. Ma soprattutto rischi. Cioè, se tu fai solo nostalgia, cioè occupandoti di retro gaming, rischi di attirare solo il pubblico del si stava meglio quando si stava peggio e di fare la nostalgia, che perché invece è un sentimento umano, ma io amo i videogiochi vecchi e voglio proiettarli nel futuro. E quindi, secondo me, se tu li racconti con la nostalgia, li racconti solo a chi c'era. E chi c'era a un certo punto creperà, scusatemi, questa è la verità del pomeriggio. Mentre invece, no, ma poi non bisogna rimanere ancorati soltanto al passato. Secondo me è bello raccontare Bubble Bobble a chi oggi ha 14 anni, non a chi c'era. Cioè, per carità, poi lo racconti anche a chi c'era e tutto. Però non voglio tirare solo la nostalgia e quindi mi trovo molto spesso a esplorare le robe che poi non ho giocato. Ci sta anche che i ricordi belli restino lì, perché poi magari riprendi il gioco e dici no... Era una merda. E vabbè, invece però. Ti accorgi di cose. Allora, tra l'altro, leggo questo commento interessantissimo. Kobe Keno nella stessa stanza, discorso contro il capitalismo is coming. Probabilmente sì, ma non è questa la live, se no ne facciamo due ore di veramente. L'ultimo candidato di questo primo sondaggio, e poi lo facciamo partire subito, Bastion, che tra l'altro, madonna. Allora, che... Supergiant Games, gli stessi ovviamente di Transistor e del meraviglioso Hades. Mamma mia. Meraviglioso, però io devo dire che... Questa è una scelta, l'ho fatta io sta scelta, ho detto voglio mettere Bastion perché... Direi scelta anche qui c'è musiche del Far West con le musiche un po' più esotiche di un fantasy qualsiasi. È un connubio riuscitissimo secondo me. Composto da questo Darren Korb che io sinceramente prima non conoscevo assolutamente, secondo me è riuscito a rendere ancora più speciale questo gioco che è uno dei miei preferiti in assoluto. Sono proprio bravi, loro quello che hanno fatto è bello e vabbè, Hades secondo me è che ci ha giocato troppo. Troppo. Oh, via.
prendo quando l'ho finito, poi dico, vabbè, adesso basta. Poi l'ho finito, finisco al 100%. Dopo aver fatto tutti gli achievement, anche perché sono comunque andato avanti perché volevo giocare. Anche perché poi scopri che c'è sempre più roba e quindi non finisce mai. Bene, signore, è partito il primo sondaggio. Partiamo. Quindi fate la vostra intanto scelta. Aspetta, però votiamo anche noi. Allora, cosa voti tu, Caff? Io ho Bastion. Bastion. Anche se è difficile in realtà votare perché sono tutte straordinarie. Ok, tu Keno? Io voto lì dentro, voto Parappa. Parappa, ok. Allora io, giusto per par condicio, voto invece Halo. Ecco giusto, qua. E abbiamo votato anche noi. Ottimo, perfetto. Vai, intanto cominciamo a enunciare, ad elencare i prossimi giochi del sondaggio numero 2. Allora, partiamo da Chrono Trigger, che sicuramente, insomma, conoscete, raga. E anche qui, insomma, c'è anche una carina, cioè carina storia, oddio, in realtà sì, non carina, è così carina. Anche tragica. Effettivamente, cioè interessante, ma non proprio bellissima, proprio perché Mitsuda ha avuto, cioè perché era così, insomma, intrippato, ha lavorato tantissimo, insomma, che alla fine è venuta l'ulcera, quindi ha dovuto essere, insomma, affiancato da Uematsu. E quindi, insomma, beh, no, ecco, appunto, dalla tragedia, diciamo, però da questa situazione nascono cose interessanti. Che ne valsa la pena farsi l'ulcera per comporre questo capolavoro? No, mai farsi l'ulcera. No, mai. Non vale mai la pena lavorare l'ulcera, cioè anche quel poi è un lavoro bellissimo. Però è un lavoro. Vabbè, comunque i videogiochi in Giappone hanno un problema di... cosiddetto karoshi, la morte per lavoro, esatto, è una roba terribile. Però è venuta bene la colonna sonora di Chrono Trigger, no? Uematsu, fortino. Fortino, diciamo fortino. L'hai amato all'epoca, Chrono? Cosa? L'hai amato? Avevo capito. Sembrava Yamato. La Yamato. Yamato. Dicevo, l'hai amato, in che la senso? L'onda. Allora, sì, l'ho gradito molto. In realtà poco dopo mi sono... rotto le balle dei JRPG. Dei no, JRPG. Non capisco. A me dopo Final Fantasy VI, sì, che è un capolavoro incredibile, ho fatto anche Final Fantasy VII, sì. Ho fatto partire Final Fantasy VIII e ho detto basta. Fine. E mai più, non hai già preso... sapevi. Ho giocato l'ultimo JRPG che ho giocato così per non perdere l'abitudine era Xbox 360. Lost Odyssey. Che è un pianto come una fontana, era bellissimo. Che bello. Però ecco, me ne basta uno ogni 15 anni. Benissimo. Di media sì. Sì, JRPG. Sì, anch'io devo dire l'ultimo è stato Eterna Sonata, Lost Odyssey comunque sta anche lì, un po' mi sono arenato, però Lost Odyssey veramente quanto ho pianto anch'io. Quanto pianto. Però è una questione di tempo, nel senso sì, che per come adesso per me è un gioco che di default mi chiede svariate ore di grind, io non voglio. Allora, abbiamo il primo vincitore, voce dall'oltretomba. Ah, abbiamo già, là, e lo becchiamo, già? E lo becchiamo. Cioè. Sempre in flagrante. Cioè, come quello di Udinese-Inter, cioè, no? Com'è sì, che era? No, com'era quello di... Com'è che si chiamava? Non mi ricordo mai. Perso, vabbè. Eh no, chi ha vinto? Il sondaggio. Io lo qua, so, Il primo sondaggio, se tu lo sai, sì, puoi aiutarti. Sonic the Sonic. Poverino. Ha vinto no, Sonic. Purtroppo c'ho, guarda, è tutto la situazione è vuota. Ha vinto Sonic, signori, quindi segniamoci. Ha vinto Sonic. In realtà non me lo sarei aspettato. Segniamocelo. Mi aspettavo più un Halo tra i più votati, però in realtà era difficilissimo scegliere. Gol dell'Udinese, esatto, gol dell'Udinese, perso. Alan Antonetti, grazie Angelo, Alan Antonetti. Ok, adesso me lo scrivo, però qui, che sennò poi facciamo... Chrono Trigger, poi cosa abbiamo? F-Zero GX, che poi, oh mio Dio, F-Zero cioè, GX. Uno dice, vabbè, cavolo, vabbè, GameCube, insomma. No, eh, raga. Mio Dio. E invece? Che, allora, non lo so, è proprio attuale. Io un giorno andrò a Kyoto a legarmi fuori dalla sede di Nintendo finché non fanno l'F-Zero nuovo. Oh. Anche se devo dire che ho visto F-Zero GX. Sì. Tanto Nintendo questa roba non la fa mai di farti uscire di nuovo il gioco che ha già fatto. No. Perché non lo fate almeno su F-Zero? F-Zero lo fai uscire oggi. F-Zero GX lo fai uscire oggi. Esattamente uguale. Com'è. Esatto. Dagli 16 noni. Sì, fine. Ecco, basta. È basta questo, è infatti. Perfetto. È un capolavoro, è incredibile. E loro non io mi sono innamorato di Kenobit in questo momento perché, ragazzi, c'è cioè, F-Zero GX è uno dei giochi più sottovalutati della storia dell'universo. Mamma credo. Mia, che è un gioco di una bellezza incredibile. Che perché non lo rifanno? Cioè, vabbè, non. Domande che rimarranno così. Sviluppato da Sega, perché poi quello è stato il titolo, diciamo, coprodotto, e soprattutto. Ogni personaggio aveva la sua colonna sonora, aveva il suo team, c'era quello di, per esempio, Capitan Falcon, esatto, che bellissimo. Era stupendo, aveva bellissimo. Un testo, tra l'altro, meraviglioso, una colonna sonora incredibile, se non l'avete mai ascoltata, signori, mettetevela. Sì, 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 andate che tanto trovate tutto. Ma non quando guidate, come fai sottoscritto, che quando parte poi...
Poi tra l'altro in in F-Zero GX sì. C'era la musica elettronica era veramente sì, 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 di sì. grandissimo livello. Sì, era bella, tutto... bella. Però era bello perché erano tutti i generi, ma come passati sotto la pressa della techno, e quindi c'era un po' di reggae, ma comunque le sonorità erano tutte un po'. Era tecno. Anche il periodo della del Triforce. Sì, sì, sì. Cioè nelle sale giochi c'era questa alleanza incredibile, inaudita. Era Namco, Nintendo e Sega sì. che avevano questa macchina da sala giochi che era la Triforce sì. sulla quale c'era Mario Kart GP eccetera e anche F-Zero che AX. In realtà era esattamente che in realtà era un GameCube con modificato. Dei muscoli in più esatto. e io mi ricordo che se tu avevi il salvataggio del gioco il DGX sulla memory card del GameCube andavi in sala giochi e mettevi la memory card sulla X che aveva proprio l'entrata per la memory card sbloccavi poi dei personaggi con tornare a casa che e bello. In Italia c'era a Mirabilandia c'era il cabinato di F-Zero AX. Io il cabinato di F-Zero AX non l'ho mai visto e io l'ho proprio giocato, era bellissimo. Scato con mano, mamma mia che figata. Madonna. terzo di questo sondaggio abbiamo citato gioco. Prima tra l'altro Death Stranding. Anche se poi, oddio, giustamente uno dice: ma come? Metti Death Stranding e magari non si va a citare, cioè, Metal Gear, però Eater, la verità è infatti, perché Snake Eater, Dio santo, straordinario, però, raga, boh, sin dall'inizio di questo gioco senti un capolavoro, una meraviglia, tu vorresti soltanto fermarti lì sulle montagne, sulle colline e ascoltare e basta, me ne sono veramente innamorata, infatti poi vabbè, anche le classiche edizioni con l'album ti hanno dato tutto. Ne vale la pena. Anche perché poi era una colonna sonora un po' evanescente alla Breath of the Wild, ma anche più recentemente Elden Ring, per dire. Cioè, ogni tanto, a spot, esatto, si secondo me la cosa è bello. Io speravo che arrivasse sempre. Vedi, dai, falla partire. È cioè, vero. Era quasi una colonna sonora che si adeguava al racconto del gioco stesso. Ma allora, qua si potrebbe fare un discorso di estetica enorme, perché... Se io ti dico fischiettami la musica di Super Mario, sì. Lo sai subito. Sì. Se ti dico fischiettami la musica di Death Stranding, non me lo sai fare, giustamente. È cambiato proprio, cioè sono quasi degli ambiti e dei campi diversi. Cioè la musica come BGM, background music sì. BGM, e c'è poi la musica come quella di Death Stranding che sono... più cinematica sì, come esatto, esperienza. Infatti ci fu il periodo in cui George Lucas, al quale non interessavano molti videogiochi, ma aveva Lucasfilm Games, la prima cosa che disse fu: noi dobbiamo avere un sistema di musica dinamico che come nei film si adatta. Adatta e quindi, infatti aveva fatto il famoso sistema iMuse si chiamava, che c'era sia in Monkey Island, infatti in Monkey Island quando eri a Woodtick in ogni stanza in cui entravi aggiungeva delle percussioni diverse, e poi c'era nei vari X-Wing, TIE Fighter, dove quando finivi la missione cambiava la musica ma in modo dinamico, che adesso è uno standard, adesso è praticamente uno standard per molti giochi. L'ultimo di questo di questo quartetto, ma non l'ultimo davvero, è Fez. Tra l'altro oggi in live pure ne parlavo, insomma. Fez, ragazzi, mamma mia. Fez. Io, cioè, è un gioco secondo me concepito dalle divinità del videogame, perché io veramente non so come definirlo e non so come parlarne di questo Fez. Musica di Disaster Piece, esatto. Che era tra l'altro ha mosso alcuni dei primi passi nella scena della micro music, ma però lui è uno dei migliori compositori degli ultimi. Ha fatto anche Hyper Light Drifter, che è un altro capolavoro enorme, anche lì ha curato la colonna sonora. Io veramente, cioè, è la soundtrack, quella di Fez, che mi metto quando devo scrivere. Potrebbe essere un disco dei Birds of Canada, è stupenda. Io infatti voto tutta la vita a Fez, cioè nonostante ci sia della roba bella, voto tutta la vita a Fez. Ok, allora facciamo partire il sondaggio, Mr. Sondaggio. Se mi stai ascoltando, vedo uno spam di emoticon. Perché si sta avvicinando il momento del drop, signori. Quindi abbiamo un voto per Fez da questa parte dello schermo. Poi Kaf, cosa voti? È difficile, però comunque dico Death Stranding. Death Stranding, e io voto F-Zero GX, perché signori, siamo sempre siamo equilibrati. Io per quanto ami Fez, amo di più F-Zero GX. Capisco benissimo. Benissimo, mentre questo secondo sondaggio va e si avvicina al momento del drop, signori, abbia mani calde, mi raccomando.
Andiamo con il terzo e l'ultimo sondaggio. Anche qui meraviglia delle meraviglie, che perché partiamo con appunto Zelda Ocarina of Time. Infatti, se uno chiede, allora, tra quelli di Zelda, tra i giochi, qual è quello con... Quello, vabbè, a parte quello che ti è piaciuto di più, ma proprio la colonna sonora bella, dicono di solito proprio Ocarina of Time. Almeno a me dicono, rispondono sempre... La chat cosa risponde? Secondo voi qual è la best soundtrack tra gli Zelda? Ecco. Sai che ti do la risposta meno retro possibile? Per me lo Zelda con la colonna sonora più bella è Breath of the Wild. Perché Nintendo negli ultimi... dal Wii in avanti, in realtà ce l'ha sempre avuto, ma dal Wii in avanti... ha un piglio per l'ambient incredibile. C'è il drop, signori, scusate. Tanto drop, raga. C'è il drop. È arrivato. Siamo, Mortal Kombat aperto ufficialmente. Buona fortuna, raga. Bocca al lupo. Mi raccomando. Felice Hunger Games. Giocate lealmente e non arrabbiatevi. Ecco. Se non ci riuscite, tornate la prossima settimana. Magari è anche la prossima settimana, quindi... Esatto. Bene, andiamo. Comunque Nintendo aveva questo piglio ambient incredibile, il canale... cioè, andatevi, sono tutte su YouTube. Lo fai. Potete andarvi a sentire le musiche del Wii Shop. Ah. Andatevi a sentire la musica del canale del meteo. Ti dici, chi se ne frega. E invece è una figata incredibile. Madonna, e in Zelda c'erano quei momenti, cioè in Breath of the Wild c'erano quei momenti ambient che poi partivano con questi guizzi dispari bellissimo. No, infatti. Più infatti il fatto che è Zelda, i quel tema dispari, di così. Dispari, io che sono grande, cosa vuol dire guizzo dispari? In quattro quarti siamo tutto. Okay. Siamo in quattro quarti e siamo pari. Ci sono i tempi dispari per sommelier di scorregge e musicisti così che se la menano moltissimo e il prog, mi ci iscrivo. Okay. E se tu fai un tempo in cinque quarti invece che... No, Money dei Pink Floyd. Tum, pan, tu, tum, pan, tum, pan, tu, tu, pa, tu, tu. Ah, quindi, Zelda, Breath of the Wild ha dei momenti proprio super prog, mega dispari, e bellissimi. Via, King Crimson, però ambiente giapponese. Che meraviglia, adoro. Perché nella best soundtrack non c'è la musica dell'ora esatta, effettivamente. Perché non è un videogioco? L'ora esatta. Potrebbe diventare. Potevano fare il videogioco, fatto gioco milionario. Cioè, potevano fare. Vabbè. Altra meraviglia. Altra soundtrack. Ragazzi, Super Mario Galaxy. È vero. Intanto ha vinto, Death Stranding con il 49%. Adesso so anche la percentuale. Sorpresa. Secondo posto per Fez, terzo posto per il tuo amatissimo F0GX e il quarto posto per Chrono Trigger. Ottimo. Allora, ha preso una buona posizione, c'è da dire, non così male. Allora, anche qui c'è lo zampino di Koji Kondo. Ma ne vogliamo parlare di Koji Kondo? Mamma mia. Mentre parliamo di Super Mario Galaxy. Allora, innanzitutto Super Mario Galaxy è incredibile come colonna sonora. Sono d'accordo. È un... e non gli si dà abbastanza credito perché si parla un sacco di colonne sonore orchestrali, ma il come Mario Galaxy ha fatto la colonna sonora con l'orchestra vera e al tempo stesso dinamica e al tempo stesso scritta con quella sensibilità di Kondo incredibile. Sì, sì. Quando tu passavi sott'acqua che dinamicamente ti attutiva. Sì, ma cambiavano passavano dagli ottoni ai legni, bellissimo. Ma posso dire che è una cosa che già avevano fatto in Super Mario World quando salivi in groppa a Yoshi e anche in Banjo-Kazooie. Sì. Che c'era il team di Gruntilda che in base alla zona del castello a livello cambiavano gli strumenti, l'arrangiamento, però di fatto la melodia era quella, cioè quindi Nintendo ce l'ha un po' questa... Anche in Super Mario 64 succedeva qualcosa, sì, quando buttavi nell'acqua, sì, o quando entravi nelle porte sott'acqua, o quando sì andavi... cioè c'era qualcosa in Super Mario 64. Però effettivamente il Galaxy c'è un dinamismo... È che Koji Kondo è un artista pazzesco e tra l'altro a me diverte sempre perché... Se ascolti la roba di Koji Kondo, soprattutto il periodo di Super Mario Bros, eccetera, c'è un parallelo enorme con un grande della musica dei primi del Novecento, che è Scott Joplin, che è quella della stangata. Se tu ti senti un sacco delle musiche che ha fatto Kondo per Super Mario Bros 3,
così ha proprio quel piglio ragtime bellissimo. Porca miseria, capolavoro al secondo. Che bello parlare di musica di videogiochi, mi piace. No, ne facciamo un'altra di puntata. Infatti, l'avrei mai detto. Insomma. Assolutamente, vai, terza scelta. Mass Effect, anche qui insomma scelta insomma doverosa, ce ne sono alcune belle, anche se poi effettivamente c'è quella lì, effettivamente quella là dove è computer di bordo, quella mentre sì, tu stai sì, magari no? Sì, Uncharted Words. Uno potrebbe rimanere così per ore a sentire quella canzone, perché effettivamente e è meraviglioso. Allora, tra l'altro, la colonna di Mass Effect è interessante analizzarla in tutti e tre gli episodi, sì, perché l'ultimo episodio, che è quello da molti tacciato come commerciale, effettivamente, soprattutto sulla soundtrack, cioè si è un po' standardizzata, è andato un po' ad abbracciare Call of Duty, quindi queste musiche molto orchestrate, molto da action movie, mentre andando a ritroso c'è un recupero progressivo di quella fusione fighissima tra fantascienza e fantasy. Bellissimo. Infatti ci sono alcune musiche, soprattutto di alcuni mondi che vai a esplorare, dove proprio si sente questa fusione molto interessante. Tu la conosci bene la colonna sonora? Allora sì, stavo proprio pensando alla colonna sonora di Mass Effect, perché non... Cioè, mentre ti potrei canticchiare tutte le altre, quella di Mass Effect mi ricordo che mi era piaciuta, ma non mi ricordo perché ci ho giocato tanti anni fa e non ho poi giocato i recenti remaster. Sì. Mi ricordo una roba che mi era piaciuta molto, che nel finale di Mass Effect 1 partiva un pezzo di una band che adesso non mi ricordo, però era proprio un pezzo del mondo reale, dei credits fine. Ed era questa band indie americana bellissima. Io mi ricordo che avevo giocato a Mass Effect e dopo avevo passato mesi ad ascoltarmi questa di questo band pezzo, che era bellissima. Ah, proprio poi hai conosciuto la band da lì e ti sei innamorato. Molto bene. È vero, spesso è così. Poi magari dopo approfondisci e conosci la ma band. Ma i videogiochi sono sì, una roba che amo dei videogiochi e che vorrei vedere di più adesso, perché ultimamente i videogiochi ti puntano solo ad altre cose dentro i videogiochi e c'è il rischio che chi ama i videogiochi si trovi ad amare solo i videogiochi, mentre invece secondo me i videogiochi sono l'hyperlink per eccellenza, cioè ti possono fare scoprire libri, dischi e cose incredibili, e infatti io amo quando i videogiochi scopri questa roba, ascoltati questa roba qua. Esatto. Allora, intanto forse Sam è riuscito a prendere la PlayStation 5. No, che era il nostro davvero? Cliente che... Aspetta, volte. Quel forse perché è riuscito a fare il pagamento, aspetti conferma. Ma dice che gli è arrivata la mail. Sì, ti conferma. Oddio. Signori, allora, Sam è finalmente sbarcato. Grande Sam. Hai visto? L'altra volta gliel'abbiamo detto, no? No, è per effettivamente... Ma come lo diciamo a tutti sempre, provateci. Alla fine ci riuscite. Ottimo, vi ricordo, probabilità, potete effettuare ancora la vostra scelta del pubblico scrivendo in chat best soundtrack 2 punti e la vostra scelta. L'ultimo candidato dei nostri sondaggi di oggi inevitabilmente della Last of Us, anche se insomma è difficile in quel caso scegliere, ma tanto sono estremamente belli entrambi, anche perché poi a comporre è un premio Oscar, tra l'altro. Che bello, perché non so se voi, perché Babel per esempio non lo conosce quasi nessuno in realtà come film, com'è possibile? Un film straordinario, un film complesso. Quindi, perché se non avete visto, guardatelo. Allora, c'è stata la collaborazione con Gustavo Santaolalla, che è un nome complicatissimo. Olalla. Non è Olla, Olalla. Che ha vinto l'Oscar nel 2006 con I segreti di Breaking Mountain e poi Breaking Mountain. E invece nel 2007 con Babel. Ecco. Esatto, no, e ha dato il suo estro soprattutto per il tema principale. Esattamente. Ecco, come dicevamo prima, questo è un tipo diverso di fare una colonna sonora rispetto ai titoli 8-16 bit. Ah. Cioè, ti è rimasto qualcosa di Last of Us a livello musicale? Sinceramente no, nel senso, non è che non mi sia, con questo non ti intendo che non mi sia piaciuto. Che non la replicheresti adesso, è musica non fischiettabile, esatto. Cioè è musica non canticchiabile, che non è un problema, anzi può essere in molti casi una feature, però è diversa, è proprio diversa come funziona. Decisamente. E però si può dire, cioè da una parte è come i vecchi film, no? Che avevano il tema, che lo ripetevano più volte, invece adesso... I film hanno, cioè la musica 1, musica 2, musica 3, e creava quella sorta di familiarità col film, no? Che quando lo finivi ti restava... Ma questa cosa rimane nelle serie TV comunque. Sì? Perché sì, noto che ritorna tantissimo la canzone principale, l'host principale, sì. Cioè, vabbè, in Severance... Cioè, l'opening, però. A volte è modificata, comunque si capisce che... Fatemi un esempio. Severance. È un po' come quello...
Severance. Anche. Ma anche parecchie fiction italiane succede. Verissimo, questo. Stavo proprio per dire quello. Tipo Occhi del Cuore. No, quella no, però anche lì. Hai ragione, sai. Parecchie fiction italiane succede questo, che solitamente prendono un pezzo che è il main theme e lo riarrangiano rispetto a quello che è il momento della puntata, cioè il momento triste dove è arrangiata in maniera triste, il momento happy dove è arrangiata. Beh, però questo rimane, però rimane quella. Questo però è un fondamento della, cioè questa è la composizione classica delle colonne sonore, cioè hai il tema, e infatti sì, tipo roba tipo Halo. Quelle cose lì sono molto concepite con quell'approccio cinematico alla colonna sonora, quindi hai un tema che poi viene declinato in un modo, declinato in un altro, i personaggi hanno dei temi, quello è molto bello, e quelli però sono i videogiochi presentati come film, o meglio, quelli sono i videogiochi che hanno quel tipo di impronta narrativa. Cosa votiamo noi, signori, a questo best soundtrack? Galaxy qua. Galaxy, ok. È difficile, effettivamente. E no, comunque The Last of Us. The Last of Us, e io vado con Mass Effect. Bene, signori, prima della pausa, dopo questo lunghissimo momento legato al nostro sondaggione di oggi, sentiamo, direi che un altro Soundframe. E comunque, aspetta, non avete messo Katamari Damashii? Adesso mi legherò fuori dalla sede. Mi incateno fuori dalla sede di GameStop per questo motivo. Regia, ci mandi il Soundframe, che non è Katamari, però, non è di Katamari. Lo dico subito. Non ci facciamo perdonare così facile. Attenzione. Ok. Attenzione, rifacciamo. Beh, questo. Rifacciamolo, rifacciamolo così. Ok. È un po' tagliato. È un po' tagliato, però si capisce. È un po' tagliato, però per renderlo un po' più difficile. Ecco. Se, se, anche, se, anche se senti solo sta parte qua, è inconfondibile. Vabbè, già quindi, vabbè. Ok. Facciamo, facciamo finta che la soluzione ve la diamo tra poco. Andiamo in pausa, ci rivediamo tra pochissimo. Il 4 io. Ho mancato il numero. Ho mancato tantissimo il numero, io pure. C'ho la rotella che va da sola. Esatto. No. Perché 2000. Hai scritto 2000. Ok. Ok. Queste rotelle girano troppo. 1924, oh, vediamo. Faccio che brucia, ce la faccio. C'è. Fa veramente tristezza che mi viene la pubblicità sul mio canale, capito? Io sto streamando e mi viene la pubblicità. Hai ragione, ma non mi ricordo che dove. Giada, bolla un attimo che devo trovare la strada. Ed eccoci, come di consueto, per la top selling, la top 5 dei giochi periferici e gadget più acquistati da GameStop. Partiamo come sempre dall'ultimo posto, il quinto, e abbiamo una novità. Abbiamo avuto finora effettivamente le carte Magic nella nostra classifica, ma mai quelle Pokémon. In particolare parliamo dell'espansione Spada e Scudo Lucentezza Siderale. E quindi, ragazzi, c'è proprio voglia di, a parte catturare tutti i Pokémon, comunque a prescindere, la volontà di carte da GameStop. E quindi, insomma, la gente già sta approfittando. A conquistare il quarto posto, invece, Vampire the Masquerade Swansong. Tra l'altro, veramente amatissimo, ne stanno parlando tutti, gioco di ruolo prodotto da Nacon. Tra l'altro, se andate, come sempre, nelle pagine virtuali di GameSol, trovate la recensione a cura di Amedeo, che tra l'altro gli ha dato un bellissimo 8. Quindi, insomma, sicuramente tanta roba e affascinanti, insomma, vampiri. Terzo posto, quindi saliamo sul podio, e ritorna Batman Arkham Asylum Comic Edition. L'abbiamo unboxata, abbiamo parlato la volta scorsa, straordinario, perché insomma sappiamo che è esclusiva a GameStop, è uscito insomma 19 maggio, quindi effettivamente pochissimo tempo fa. Abbiamo una versione insomma Game of the Year del gioco per PS4, abbiamo il poster insomma con l'illustrazione di Carlos Danda, sappiamo essere disegnatore della serie a fumetti appunto di Batman Arkham City, e poi, ma ovviamente non per importanza, il prosperoso e bellissimo comic book che è proprio la strada per Arkham. Saliamo ancora di più, e sono troppo felice per questa posizione, ma più che altro per la presenza di Sifu nella classifica. Voi direte, mazza, Sifu comunque insomma è uscito un po' di tempo fa, ma adesso ce lo ritroviamo. E proprio così per la Vengeance Edition, quindi finora ha avuto una versione comunque soltanto digitale, e invece finalmente ne abbiamo una fisica che comprende ovviamente, oltre al disco di gioco, una steelbook, e quindi insomma per gli amanti del steelbook in particolare è una scelta importante, tre litografie.
serie da collezione, un artbook da 48 pagine, tra l'altro con copertina rigida, tanta roba. E a proposito di colonne sonore, proprio la colonna sonora in digitale. Insomma, ragazzi, insomma, la gente già sta approfittando, tanto da trovare, insomma, al secondo posto della classifica. Ma saliamo, e anche questa settimana troviamo al primo posto proprio Nintendo Switch Sports. E quindi, ragazzi, inutile, confermiamo, vedete anche, se fate come sempre i giri su GameSol, belle recensioni, ma comunque, insomma, un amatissimo, amatissimo, che fa sudare tantissimo, tanto divertente. Questa top selling si conclude qui, torniamo in studio e anche perché dobbiamo dare la soluzione. La scontatissima soluzione, facciamolo risentire un'altra volta. Ok. Vabbè, metà slag. Ma tu che avevi la chat, hai visto? No, la chat non ha risposto neanche a metà slag. Perché proprio, giustamente... Ha proprio risposto, Ivy Machine Gun, cioè, capito proprio. Oh! Eccolo qua. Qual era il tuo preferito? Perché rispondere a una cosa del genere? X. La risposta dei veri pro. Io il... se tu compri un Neo Geo oggi, cioè il Neo Geo c'era il Neo Geo AS che era quello da casa, sì, e il Neo Geo MVS che era quello da noleggio per le sale giochi. E la roba dell'AS costa tantissimo, la roba dell'MVS invece costa molto di meno, e tipo un Metal Slug 2 te lo tirano dietro a 5 euro letteralmente, sì, il gioco del proprio, Neo Geo, sì, vero? Però Metal Slug 2 rallentava come una bestia, e invece Metal Slug X, che costa un po' di più, rimaneva bello fisso. Io anche il 3 ho perso abbastanza gettoni, però effettivamente l'X, vabbè, ne abbiamo giocato tutti, insomma. Io prima di prenderci un'altra pausetta, manderei un altro Soundframe. Interessante. Qui forse anche qua è un po' difficile, Qui ne ho fatto uno facile, uno difficile. Attenzione. All'inizio sembrava una cosa allora, che... ecco, vabbè. Non stavo per dire, ma che ha fatto? Ma che sta succedendo? Dispari, qualcuno vuole... Ecco, proposito. Questo qua è il fatto che chi ci ha giocato l'ha sentito 8 miliardi di volte. Perché sennò magari... 60 volte. Almeno. No, 70. Poi se poi leva il capo. Cosa hai detto? No, scusate, ho detto quello che dovevo dire. Vai, ho dato un piccolo indizio. Rifacciamolo risentire, per favore. All'inizio sembra il bar. Se è quello che ti ho detto un attimo fa. Ho detto, ma perché Kobe ha messo il trollare? Ci sono svariati sciacquoni nella storia dei videogiochi. C'era lo sciaccone in Duke Nukem. In No More Heroes. Vero? Sì, quando salvavi, lui andava lì in bagno. Bene, signori, piccola pausa, torniamo tra poco. Cominciamo con le domande. Torchiamo il nostro. Siamo curiosi. Sì. Però siamo morti entrambi, eh. È finita. Sono più in alto posso, di te. Posso spararti se vuoi. Ma scherziamo. Da fuoco, amico. Ma scusa, cioè... io scherzavo. No, Kobe. Io non ho parole. Kobe, no. Ucciso da fuoco, amico. Ma io scherzavo. Vabbè, niente, tanto era una sofferenza. Ma poi con che precisione? E io? Se non mi dai un checkpoint adesso, eccolo, è lì. No. Sì. Ti prego, sì. Vai. Rieccoci. Ha vinto, intanto, ci siamo dimenticati di annunciare, enunciare sondaggio prima. Un sondaggio. Sì. Chi ha vinto? The Last of Us il 37%. Buono, bene. Sveliamo il sound frame di adesso. Non è vero il 37%. Ma infatti stavo dicendo, va bene. È un voto. Dai. Vabbè, è una percentuale, vabbè, un po'. Vabbè, comunque. Rifacciamo sentire il sound frame. Non ha indovinato nessuno, raga. Ah, sì? È il level up di World of Warcraft. Ok, allora non sono abbiamo giocatori. Abbiamo anche lanciato dei giocatori di World of Warcraft. L'hai sentito almeno 60 volte, no? 70, poi si è alzato il level up. No, qui non si adesso gioca. Faccio una battuta. Vai. Wow. No, perché dobbiamo... Chiudiamo la diretta. Non possiamo qui neanche fuggire da questo quattrone. Non possiamo livello fare niente. 70, ok. Mamma mia. Che schifo. Bene. Vai, facciamo un'altra domandina al nostro... Dai, allora, perché poi tu hai parlato, ma non così approfonditamente, del tuo canale Twitch. Perché si chiama... Allora, Kenobismo, cioè... specificamente allora perché, direi LOL, io lo so, scusate, ma gli altri non lo sanno. Ecco. Allora io direi LOL. LOL, grazie, dopo grazie. WoW.
Vabbè, dai, ci sta. Grazie, questo ci sta, grazie. Forse. Grazie. Bene, andiamo avanti. Scusate, vi ho interrotto. Prego. Il canale si chiama Knobizboc perché abbiamo un pessimo senso del marketing. Perché cazzo di nome è Knobizboc? Cioè, stupido. Però se rimane in testa. Rimane. No, no, ogni volta dici, ma com'è il tuo canale? Knobizboc? No, perché dai. Non sai come scriverlo. È iniziato. Io ero su Hitbox prima di andare di stare su Grande, Twitch. Grande, su Hitbox. E su Hitbox era hitbox.tv/Kenobit. Perché il mio socio sempiterno, che è Andrea Babic, a.k.a. Bisboc, sembrava... Non sono riuscito a incontrarlo. È giù una dolcezza. È una meraviglia. È una meraviglia di persona. Posso dirlo? Cioè, gli articoli più belli, senza mancare di rispetto a nessuno dei presenti, li ho letti da lui. Mamma cioè, mia. Come scriveva che, quando cioè, Babic aveva voglia, scriveva delle robe incredibili. Bravissimo. Comunque, quando eravamo su Hitbox, sembrava che Andrea sarebbe andato via e quindi che quel canale sarebbe rimasto solo a me e quindi era il mio canale in cui c'era sempre anche lui. Poi nel frattempo Hitbox finisce sotto un treno, esatto. Passiamo a Twitch e quando siamo passati a Twitch abbiamo detto ok, però sta roba stiamo facendo insieme e quindi geni del marketing, Knobizboc, sta fusione di Dragon Ball, Knobizboc. E qual è il palinsesto, diciamo più o meno, di questo canale? Molto interessante. Allora, ci occupiamo di... Attenzione. In generale di retro gaming, sì. Ma anche di... Allora, il canale è nato sul retro gaming e poi abbiamo realizzato che la gente che nel 2020, 2019, 2017 stava lì a guardare una run di Ghouls and Ghosts, magari era la stessa persona a cui interessava la musica, interessavano i fumetti, interessava un certo tipo di discorso sull'arte e quindi abbiamo continuato a concentrarci sul retro gaming perché è il nostro collante sociale. Ma uno cercando di raccontarlo secondo lenti nuove, non lo raccontiamo mai tramite la lente della nostalgia, ma cerchiamo di farne la storia. Stiamo facendo una serie che si chiama Knobizboc Aesthetics con Lorenzo Ceccotti, sì. Che è un fumettista incredibile, sì, in cui affrontiamo il videogioco proprio dal punto di vista della storia dell'arte, nel senso storia dell'arte, no. Del videogioco. Ma c'è le fonti, cioè diciamo gli stili artistici che possono aver ispirato il gioco? Sì, no, o meglio, proprio c'è Lorenzo che ha una testa fluorescente e che ha impostato proprio un discorso di, veramente, davvero, come se fosse un corso universitario di storia dell'arte. Tutte le mattine faccio Kenomattina, che è un format in cui all'inizio chiacchiero, faccio il caffè, poi accendo il cabinato, giochiamo con il... Kenomattina, grande idea di marketing, qui sì, Madonna, tutti noi abbiamo pensato, l'assonanza con Kenomattina, qui è geniale, ragazzi. Scusami, per un nome demente come Kenomattina, potevo avere almeno un'idea buona sul format mattutino. E poi facciamo tutti i mercoledì sera, delle serate più approfondite. Stasera facciamo una roba interessante. C'è il Super Nintendo che aveva, potevano montare dei chip aggiuntivi sulle carte del Super Nintendo, tipo i Super FX per i poligoni di Star Fox, così. Nel mondo dell'emulazione c'è un tizio geniale che si è inventato un chip teorico che si chiama MSU1, che è un chip che permette al Super Nintendo di riprodurre audio con qualità CD. E quindi ci sono... Solo che adesso abbiamo le macchine FPGA che quindi possono simulare i chip, abbiamo cartucce che possono simulare questi chip e quindi tu oggi con un vero Super Nintendo puoi fare finta di avere una cartuccia con su questo chip. E la comunità del retro gaming ha fatto delle robe incredibili. Per esempio, un po' di tempo fa c'è stato un leak di Nintendo. Si è perso il segnale. Se vuoi ti faccio io un po' di disturbo. Esattamente. Suoni bianchi, mi addormento. E visto che era documentato come era lo studio di Koji Kondo all'epoca, sono venuti fuori i nomi dei sample usati da Koji Kondo e quindi hanno detto ma questo sample allora Koji Kondo l'ha fatto con questo synth e quindi hanno rifatto tutta la colonna sonora di Super Mario World con i piccoli sample
realmente, come molto probabilmente li sentiva Koji Kondo prima poi di compilare il tutto, certo, per Super Nintendo. E quindi, ma che lavoro! Un lavoro incredibile. Madonna. E quindi stasera, per esempio, facciamo una live in cui esploriamo tutto il Super Nintendo in questo mondo parallelo in cui aveva l'audio CD. Madonna, wow, santa! Allora, prima di farti la prossima domanda, ti sei dimenticato di citare la rubrica top del canale Marta Blasta Gente. Marta è quella santa di mia moglie, esatto, che entra in casa. Infatti, ci sono delle scene incredibile. Una volta stavo giocando a Audio Galaxy, quel gioco uscito per Game Boy Advance nelle Beat Generations, ed era un gioco pensato per essere giocato senza schermo. Cioè, un gioco tutto bellissimo, sull'audio binaurale. Bellissimo. E così un giorno Marta entra in camera, cioè ci si vede lo stream, c'è una clip molto bella del mio canale. Sono io lì così, completamente occhi chiusi con il controller così, perché dovevo cercare di sentire cosa c'è. Io così, e vedi Marta che arriva e mi guarda. Ci stai pregando? Eh no, vai, guarda, chi ho sposato? Tipo, figlio mio, ma tu hai qualcosa che non va. Cose normali come tutti gli altri. No. Ci parleresti di Livello Segreto? Wow, sì. Livello Segreto è un'istanza di Mastodon che abbiamo lanciato di recente. Okay, cos'è Mastodon? Esattamente, un cos'è Mastodon? Cos'è Mastodon? Mastodon è un social network, sì, però open source e senza pubblicità. Nel senso, tu se vai su Facebook o su Twitter, esatto, poi se qualcuno ti linka a un paio di altoparlanti su Facebook, poi per 90 giorni la tua pubblicità è compra questi altoparlanti, per favore, ecco. E io li compro. Esattamente, tu cedi. Su Livello Segreto non c'è pubblicità, sì, e non c'è competizione, perché non ci sono i like, perché l'algoritmo che ti fa visualizzare le cose è cronologico, come una volta. Okay. Quindi non è che devi, tu non devi fare i balletti di dire, ma aspetta, io questo post lo posto a mezzogiorno, sì, perché così non c'è questa, okay, cosa. Ti faccio vedere da quelli che seguono queste cose, insomma, tutto. Esattamente. Mastodon è questo sistema. Livello Segreto è una istanza di Mastodon, perché la differenza tra appunto Twitter, per esempio, sì, e Mastodon, che sono due cose molto, cioè, Mastodon a vederlo è una piattaforma di microblogging, come fosse Twitter. Sì. Però Twitter è del signor Twitter, sul, sì, server del signor Twitter. Cioè, sì, un server non si sa più adesso. Lasciamo stare. È diventato del signor Musk. Un server centrale. Sì. E tu non hai, tu utente, non hai nessun controllo sulle, okay, regole. Cioè, se Twitter decide che questa roba va bene, non si modera, rimane, certo, così. Certo. Mastodon invece è fatto da istanze decentralizzate. Sì. Quindi tutte le istanze si parlano, ma ognuna ha la sua identità. Quindi abbiamo Livello Segreto, che è un'istanza dove parliamo molto di videogiochi, www.livellosegreto.it. Parliamo molto di videogiochi, parliamo di musica, parliamo un po' di quello che vogliamo. E c'è un ambiente bellissimo, super rispettoso, perché se tu rimuovi la competizione, non ci sono i like, non ci sono gare di popolarità, rimuovi la pubblicità. È il posto perfetto. Ma perché Dio, io prima pubblicavo le cose su Instagram e ho smesso, perché dico, ma perché io voglio regalare la mia vita privata per allestire la vetrina? Perché nel momento in cui, certo, il business di Instagram è vendere pubblicità, io con il mio contenuto magari privato, fatto col cuore, eccetera, sto allestendo la vetrina a gratis poi. Cioè, già non mi faccio il lavoro, figurati il lavoro non pagato. Esatto. E quindi Livello Segreto è un po' la nostra risposta a questa cosa qua, ed è molto bello perché possono esserci tante istanze e tutte le istanze possono comunicare tra di loro. Beh, tu puoi venire su Livello Segreto e vedi tutti i post, tutti. Allora ci vediamo su Livello Segreto. www.livellosegreto.it. Partiamo ora con le domande bruciapelo. Vai. Dai. Qua devi rispondere di cuore, veloce. Gioco preferito. La Lipa. No. Dua Lipa. No, Bubble. Bubble. Sì, perché il gioco preferito Dua Lipa? No, la Lippa. La Lippa. Dua Lipa, scusate. Lipa, okay. No, non mi permetterei mai. No, nel senso, salutiamo Dua Lipa che ci segue. Salutiamo Dua Lipa, ecco, però anche Canazzo, che fanno lo stesso lavoro, tra l'altro. Sono colleghi. Genere preferito? Platform. Oh, bene. PC o console? Qua. Ogni volta, cioè. Adesso ti dico PC. Ah. Una volta ti avrei detto console. Sì. Però no, PC. Alla fine io PC. Riesci a fare più. Facciamo PC. Vai. Super Mario o Sonic? Super Mario. Ah, certo, fate.
da bambino che aveva il Mega Drive, dico. Cioè, io avevo il Mega Drive, avevo Sonic, era bello, il mio Mega Super Mario World. È la mia stessa storia, però anch'io ho iniziato con Sonic, pure adesso me lo chiedi, dico Super Mario. Però io però sono sempre con, con la gente, i paria, sono sempre con i paria, quindi dico Sonic. Ecco. Bellissimo. Andiamo avanti. Un effetto sonoro che ti è rimasto in testa? Tantissimi. Però il salto di Super Mario in Super Mario Land per il Game Boy Land, è un suono che mi è rimasto qua e infatti poi 30 anni dopo sono qua a fare musica con il Game Boy. Vai. Dobbiamo dire grazie allora a quello. Uno strumento musicale che vorresti imparare a suonare? Allora io suono la batteria, suono molto male la chitarra e molto male il basso. Però non mi provato, dispiacerebbe, cioè... non mi dispiacerebbe imparare a suonare male il pianoforte. Ah, per poi fare tutti gli altri strumenti. Suonare molto bene il triangolo, andiamo avanti. Beh, oddio, facile, anche, infatti, tutti che prendono mica facile il triangolo. Bobby, sono 20 anni che vai a batterie e percussioni al conservatorio e ti fanno un mazzo tanto. Guarda che tecnica. È tutto il polso. È tutto polso. Hai capito, sembra neanche l'arpa questa cosa qua. L'host di un videogioco che proprio associ, insomma, alla tua infanzia. La colonna sonora di Wonder Boy in Monster Land, ma in particolare nella sua versione per Sega Master System. E anche la colonna sonora, no, forse ancora di più, la colonna sonora sempre per Master System, perché è la mia prima console in infanzia, la colonna sonora di Space Harrier, che tra l'altro mi sono poi tatuato qua in questo formato qua, cioè si vede, difficile farlo vedere, però è l'elefante ciclope in Space Harrier. Si vede alla grande, si vede benissimo. Scusate perché Alfirin mi supera, io scordinatissima manco il citofono sa suonare bene. Proprio stona, la stonatura, perfetto. A parte che secondo me la gente non sa suonare i citofoni comunque. Alcuni corrieri no, soprattutto quelli delle Poste Italiane, io so esatto, che mi state sentendo bastardoni. No, così al volo, deve essere una cosa velocissima. Avanti. Ma non suonavano sempre due volte? E invece no, perché sanno che c'è uno che è brutto come me, allora dico no, per carità, insomma, una volta, sia mai che... Invece host, che abbini alla tua adolescenza, quindi un pochino più avanti. Host che abbino alla mia adolescenza la colonna sonora di TIE Fighter. Mi ricordo una volta che una ragazza avevamo litigato tantissimo perché si era resa conto che mentre stavamo al telefono io stavo giocando a TIE Fighter. Ma stai giocando a TIE Fighter? No, vabbè, capito. Sai quante ragazze dovrebbero avercela come per stare. E anche tantissimo la colonna sonora di GTA 3. Bella! GTA 3, c'era quel pezzo reggae di GTA 3, molto 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 bello. Ascoltatissima, vai. Il tuo compositore di musica, insomma, di videogiochi preferito, il tuo compositore proprio che... Difficile. Ti direi Tim Follin. Tim Follin che ha fatto tanti... Era bellissimo perché Tim Follin gli dicevano ok Tim Follin, abbiamo il NES e questo è il videogioco di Pictionary. Che tu dici? Chi se ne frega del videogioco di Pictionary? Dio. E Tim Follin dice va bene, allora ti scrivo un capolavoro del rock progressivo che sembra un disco dei Jethro Tull. Stupendo. Così ha fatto la musica di Silver Surfer per NES, un gioco orripilante con una musica incredibile. Ecco. Ha fatto delle robe incredibili su Super Nintendo, ha fatto la musica di Plock, un altro gioco orrendo. Però ciao, bello Sio. Che siano iconici per la musica soprattutto. Ciao, Sio. Che meraviglia. No, no, Tim Follin, ti dico. Ho ancora... Vabbè, scusa, no, perché con Sio ho avuto un'intervista. Trascorsi. Ecco. No, io volevo tutti sapere. Va bene, andiamo avanti. Ma gli voglio bene. Ecco. Mi ha distrutto internamente. Va bene, andiamo. La tua band musicale preferita, però togliamo videogiochi. La mia band musicale... Quindi come band. Preferita... Ok, io ho delle svariate cose sul fronte... Sul fronte punk, come band, band preferita. Allora, la risposta vera è una band di Biella, sono italiani, si chiamano Sotto Pressione. Internazionali, non ho capito. Dai, la mia band Sotto Pressione, va bene. Andate a sentirli. Cercate Sotto Pressione Hardcore, trovate il disco con l'incudine e mi ringraziate dopo. Perfetto, benissimo. Perfetto. Vai. E invece, ecco, il tuo album preferito è... Quale videogioco lo abbineresti? Cioè proprio
devi fare sto lavoro. Non è facile. Il mio album preferito? Una domanda a bruciapelo? Cioè, bruciapelo è difficile. Ma in realtà non è più bruciapelo. Infatti, cioè, ormai il pelo si è bruciato completamente. Quindi... Guarda che le prime tre sono a bruciapelo. Allora, esatto. Il mio disco preferito, in realtà, paradossalmente, poi invece non è... Non è un disco punk. Il mio disco preferito. Ok, io ho una risposta precisissima. Il mio disco preferito è Plantasia. È un disco di tale Mort Garson. Mort, signor Mort? Mort Garson, che era un Mortimer. Chitarrista psichedelico che faceva tutta la roba. Ma poi a un certo punto gli arriva il Moog e fa questo disco che si chiama Plantasia, musica per le piante e per le persone che amano le piante. Ah. Ed è un disco di inizio anni 70, molto antecedente a Zelda, un disco ambient, un disco rilassante, nel quale all'interno c'è un pezzo che sembra il tema delle fatine di Zelda. No. E tu dici, è sicuramente ha preso ispirazione. No, allora, secondo me è sicuramente una coincidenza, okay. Però è una coincidenza forte, perché proprio ci assomiglia tanto. Ma che forte, bellissimo. Leggiamo l'ultima domanda a bruciapelo. Vai. Se dico comando dei carabinieri ed elicottero, che cosa ti viene in mente? Allora, va bene. Questo è un inside joke che mi ha suggerito Divi Packers. Però è è problematico, va bene. Cioè, volete. Siamo in televisione, va bene. Io abito davanti alla questura e quando sono di buon umore al mattino, apro la finestra e tiro fuori il mio modellino di un elicottero Apache. È un modellino. Tengo, però, va bene, non si può dire dove lo tengo. Questo gesto liberatorio ed estremamente anarchico. Ma è un. Adesso purtroppo non possono vedere i gesti da casa, ma è un modellino o un modellino? Scala. Ma guarda, secondo me importa solo avere il brevetto di volo. E soprattutto non importa che sia un Osprey o basta una Apache. Basta che tu lo sai far volare. È un modellino di una Apache e poi ti portano avere le palle di farlo volare davanti alla questura. È lì il problema. È per questo che mi domandavo quanto fosse. La mia tesi è, se non vuoi vedere dei modellini di elicottero, non mi guardare in casa, fatti i tuoi. E quindi, verissimo. Mandiamo un altro sound frame e poi andiamo in pausa. Mi aspettavo questa domanda. Vedi, tutto può succedere. Ma noi qui abbiamo fiori di autori. Ecco qui. Avere le palle di farlo volare. Vabbè, effettivamente. Ok, scusate. Sound frame, avere le palle, effettivamente. Allora, io non vorrei dire, sarà l'effetto, non so. Sei costipato? Sembra tutto qualcos'altro. Sembra tutto sciacquone. Che cavolo, l'ha trasformato all'inizio, per poi cambiare la fine. Sempre colpa di Angelo. Però questa lo so. Facciamolo risentire di nuovo. Andiamo in pausa, tra poco Kenobit suona per noi. Che figata. Sì. Però siamo morti entrambi, È finita. Sono più in alto posso, di te. Posso spararti se vuoi. Ma scherziamo. Da fuoco, amico. Ma scusa, cioè... io scherzavo. No, Combi. Io non ho parole. Combi, no. Ucciso da fuoco, amico. Ma io scherzavo. Vabbè, niente, tanto era una sofferenza. Ma poi con che precisione? E io? Se non mi dai un checkpoint adesso, eccolo, è lì. No, 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 no. Ok, sì, 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 sì. Ti prego, sì. Vai, vai. Eccoci. Oh, siamo soltanto in due. Signori, è il momento perché? di vedere la groupie che c'è in me, perché nella nostra area unboxing oggi, area DJ set. No, sì, ci voleva. Sempre, insomma, è rimasta un po' troppo asettica, invece adesso, cioè, adesso c'è un po' colore, di c'è musica. Per noi, quindi, DJ Kenobit. Proprio così? Assolutamente. Ragazzi, sì. Rimaniamo in ascolto. Sì. Allora, no, quando ti vuoi. Fatemi giusto controllare che si senta anche questo. Sì, ok, benissimo. Ok, vi faccio un pezzo, la telecamera è qua, vi faccio un pezzo, o anche lì, vabbè, lì, perfetto, lì, benissimo. Vi faccio un pezzo che è un midley con dentro, che nasce da un midley che era disco samba, che era un midley di pezzi
brasiliani. Io l'ho rifatto tenendo i pezzi brasiliani e mettendoci dentro un sacco di videogiochi. Quindi siamo da GameStop, mi sembra il caso di farlo così. Chi in chat riconosce tutti i brani vince il rispetto rap. Vi arriva?
Ai concerti lascio andare avanti questa nota all'infinito perché è stupenda. E cosa facciamo? Ne volete, volete un altro pezzo? Volete veloce? Sì, dai, più breve sì. Più breve? Ce l'ho. Breve, sì, facciamo dai. Un tributino a, a Gigi Doug che non sta bene. Dai. Oh, oh, grande Gigi Doug. Sì, 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 ci sì, sta sì, tutto. Sì, che poi in realtà sarebbe un altro cantante degli anni 80, però vabbè. Finale. Bene, grazie. Che meraviglia. Che meraviglia. Grazie Keno, grazie veramente. Bellissimo. Capolavoro. Ci prendiamo una pausa così che richiamiamo il maestro esatto, vicino a noi, ci spiega un attimino. Ci vediamo tra poco. Occhio. È l'occhio o l'orecchio? L'occhio? No, occhio. Io ti uccido. Ma io ti uccido. Ma non è questo l'occhio, questo qui è il naso. Ah, no, questo, okay. No, è sbagliato, colpa mia. c'è un occhio, scusami, fammi il naso e basta, no, scusa. Ma fammi l'occhio e basta, fammi. Scusami, mi hai fatto l'occhio, mi hai fatto l'orecchio e il naso. Ah.
Ed è figo perché non sai mai quello che ti capita, perché è tutto casuale. Non vedo che è figo il personaggio. Non so se conviene che io giochi. No, Zero professionista. Dai, 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 venite, venite. Amunin, vi è tappigliato, oh, perdono. Io non avevo prima tutto quanto. Venite. È vero che c'è pure lo Stealth Shark. Eccolo, chi è? Not Zero, madonna. C'ha, già c'ha cose che non ho mai visto prima, considera. Vabbè, ma voi siete troppo pro, ragazzi. Gli oggetti, diciamo, i power up sono solo di tre tipi: la bomba adesiva e la palla chiodata. E poi, vabbè, oh, la cornucopia che te fa arrivare all'arma. Vabbè, io vorrei sapere. Oh, chi è il cavaliere bianco? Oh, ho capito! Il cavaliere bianco mi ha buttato fuori 6 volte. Siamo qui, siamo tutti tornati dopo questo. Cioè, quello che di bello abbiamo sentito. Io non momento so, incredibile. Meraviglioso. Prima di fare altre due domande. Siamo rimasti a Fabio in sospeso. Esatto, in chiusura. C'è l'ultimo sondaggio per decretare la best OST all time, più o meno, dai. Abbiamo i vincitori dei tre sondaggi che abbiamo mandato, più la scelta di Kenobit e la scelta del pubblico. Quindi abbiamo Sonic, Death Stranding, The Last of Us, Outrun, che è la scelta di Fabio, e Final Fantasy VIII. Ok. Ecco. Con l'aiuto dei nostri potenti mezzi dovrebbe partire a brevissimo l'ultimo sondaggio per decretare il vincitore. Magari voteremo anche noi, chi lo sa. Ok. Votiamo subito. Chi votate voi? Tu, Outrun, per forza. Vabbè, giustamente l'hai messo tu, infatti. Domanda del cacchio. Tu... Vabbè, io confermo della Stovaz perché è arrivato... Ah, ok, scusa, Death Stranding, infatti. No? Ok, e io invece voto ovviamente Sonic, perché non può essere diversamente, ecco. Ma prima abbiamo dato il vincitore, cioè la... Sì, della Stovaz avevamo... No, del sound frame, era stato dato? Ah, è vero, no! Perché c'era un sound frame. Meno male che sei Kafkaniya, perché sennò veramente sarei uno perso. Quello. Allora, rimandiamo il sound frame in sottofondo. Abbastanza attuale. Che non lo scarico, raga. Vabbè, insomma. Che sono lo sciacquone. Ma che cavolo? Non è lo sciacquone, ragazzi. Hai un'idea di che possibile suono possa essere? È recente. La gente l'ha sentito parecchio. Direi. Anch'io l'ho sentito parecchio ultimamente. Ecco, sentito proprio nelle ossa, nel cuore. FIFA 21, dicono. No, è ovviamente Elden Ring, quando ritrovate una grazia perduta. Cioè, è uno dei momenti più belli, probabilmente. Sì, esatto, dici, ce l'ho fatta. Giusto, almeno qua tutto a posto, insomma. Okay. Quindi va bene così. Allora, ritorniamo brevemente sull'esibizione di Kenobit in chiusura. Cosa fai? A cosa giochi mentre suoni? Non gioco a niente. Allora, sembra che giochi effettivamente. Tutta la musica che avete sentito è stata scritta e suonata su Game Boy, nel senso che io la scrivo usando questa interfaccia, okay, con un programma che è nativo per Game Boy, che si chiama LSDJ, okay, che io carico, in questo caso ho caricato su una cartuccina, se vedete qua ha un'antica porta USB mini, che mi serve solo per flashare la ROM. Io qua ci potrei caricare la ROM di Super Mario Land, okay, ma invece ci ho messo LSDJ. Ma dove si compra? Cioè, come si compra? La ROM di LSDJ ormai è gratuita, andate su littlesounddj.com. Queste qua non le fanno, queste cartucce qua non le fanno più perché... Finito. Erano cinesi e hanno smesso di produrle. Non però ci sono suonare, altre alternative anche molto, molto più valide ormai, perché queste qua hanno fatto molte battaglie, queste cartucce. Scrivo i pezzi utilizzando questo programma che è un vecchio tracker, si chiama LSDJ, del quale tra l'altro, se cercate su YouTube tipo Kenobit corso di Game Boy Music, trovate io che spiego esattamente come funziona quel programma. Come in tutta la musica elettronica non sarebbe possibile scrivere tutto in tempo reale mentre si fa un'esibizione, perché in realtà dietro a un pezzo ci sono dietro solitamente una ventina di ore di lavoro, e quindi io dico sempre che sono il DJ di me stesso, cioè come se i miei due Game Boy fossero due giradischi, mm-hmm, ma i dischi che ci metto dentro sono queste cartucce che ho solo io. Mentre cioè un disco lo puoi fare chiunque, questa qua è roba che ho scritto io e che viene eseguita in questo momento, nel momento in cui suono, dal Game Boy. E ovviamente, oltre a abbinare le musiche che faccio, ho un livello di intervento molto superiore a quello che sarebbe su
su un vinile. Faccio sempre un esempio. Mi è capitato di suonare a una festa che era un mega rave dove la gente voleva solo le casse dritte. Beh, io qua posso mettermi mentre suono, ok, arrivo a questo pezzo, adesso questo pezzo lo taglio, lo metto lì in fondo, lo faccio andare in loop. E poi posso... Ah, quindi tu selezioni, cioè, sostanzialmente... Un tu... Volendo posso fare queste cose. Sì. Volendo, ovviamente, allora, il Game Boy riproduce la canzone che ho fatto. E, però la cosa che funziona molto dal vivo è che la gente capisce che sta sentendo un Game Boy, non è che ci sono macchine esterne, non c'è un computer in mezzo, cioè non è un computer che suona come il Game Boy, è un Game Boy che entra direttamente dall'uscita delle cuffie dentro un mixer, dentro l'impianto. L'unica modifica, che è una roba che mi rende molto simpatico ai controlli del metal detector negli aeroporti, è che questa è un'uscita cuffie, e dovrei preamplificarla se andassi dentro l'impianto di un locale, di un club, e quindi voglio che sia un'uscita di linea, e quindi faccio una piccola mod, che questo qua sono due Game Boy rotti che mi avevano portato delle persone che li ho resi un Game Boy funzionante, e in pratica faccio partire un cavetto da qui e vado diretto, questo è trasparente, quindi si vede anche questo cavo va qua chip sotto e passa qua. Sì. E la roba questo fa in modo che questo non cambia il suono, ma diventa un'uscita di linea. Okay. Chissà cosa è un'uscita di linea, capirà. Però questo fa molto ridere perché è anche la retroilluminazione. Vedi, guarda i cavetti rossi della retroilluminazione, non lo vedrete mai, però qua sotto. E perché se tu non hai la retroilluminazione, certo, fighissima, non vedi niente. Prova a vedere cosa stai facendo in un locale al buio. E quindi quando tu passi con questo metal detector, questi qua vedono un Game Boy, è già il sospetto, è sus proprio. E cioè, figurati, perché la gente dovrebbe andare in giro con un Game Boy? E poi vedono una bomba. Questa roba vecchia, è vero, è una bomba. E con dei cavi estranei dentro, e ne vedono due, dicono, ma tu cosa te ne fai di due Game Boy? E vagli a spiegare, no guarda, mi serve suonare con un Game Boy. Una volta in America hanno chiamato gli artificieri, io ho detto, vi prego, non fatemi brillare Game Boy, vi giuro che... E hanno fatto passare il mio Game Boy con tutte le cartucce che avevo, che erano 13 ai tempi, una dietro l'altra, sembrava la mamma papera con gli anatoccoli dietro, tutte da sole, tutte spolverate con i reagenti per capire se non fossero bombe. Straordinario. Bene, signori, siamo in chiusura. Ha vinto The Last of Us, il nostro mega sondaggione. Io direi che è stata una puntata estremamente ricca di aneddoti e di spettacolo, anche proprio sonoro. Ci voleva proprio. Vi ricordo che la programmazione del canale di GameStop It non si consuma nella GameStop TV, ma anzi, domani mattina, per esempio, ci siamo di nuovo io e Franca al The Ring, non so con quale faccia arriverò, venite a vedermi, che sarà interessante. Più tardi, invece, alle 21, Roller Champions con Luca Ferrogigio, che ha intervenuto nella nostra chat. Assolutamente sì. Poi sempre domani alle 16 Franga ci mostra il bellissimo Freud's Bone di Axel Fox, che finalmente dopo tanta attesa ha debuttato. Io gli ho dato un votone nella recensione perché è un gioco infatti mi sa che è uscito oggi alle oggi. 5 se non mi sbaglio, oggi insomma da sì, poco, sì, sì. Infatti io pure ci voglio giocare. Italianissimo, sì, che sì, bello, sì, brava sì. Axel Fox. Fatto completamente da lei tra l'altro, quindi complimenti autodidatta. Satan Shark, sappi che l'ultimo disco che ho fatto, che è Tsutsuku, che trovi su kenobit.bandcamp.com, è letteralmente un disco di sigle dei cartoni che ho fatto con Andrea Vaga. Ecco fatto. Signori, io non posso che ringraziare il nostro super ospite di oggi, veramente una puntata bellissima, ricchissima, stupenda. Diversa dal solito, ci voleva. Torni davvero. Allora. Quando volete. L'hai detto, torni. Ringrazio la regina del Twitch, Kafkania, ringrazio solito i ragazzi di Video Games Party che hanno fatto anche oggi un lavoro incredibile lottando contro il Matrix. Non ci resta che puntata prossima sarà spettacolare, dedicata ai vecchi programmi televisivi sui videogiochi. Quindi stupendo, attenzione. Quindi non potete mancare, USA sempre alle 16. Today. Madonna, tutti quei programmini lì, infatti avremo degli ospiti. Dobbiamo rispolverare tutto. Assolutamente. Bene, signori, grazie ancora a Kenobit, grazie per aver partecipato con noi ragazzi della chat. Ci vediamo mercoledì prossimo. Buona serata, ciao raga.